Allora, dovrò fare gli analisi per vedere che era l'infezione Ah! complicata. Porca miseria. Oddio. Piano piano, non ancora, non ancora. Allora, venga di qui. Ecco Sì. qui, vicino a questo. Vicino a questo macchinario molto bello qua. Questo lì? Questa arancione, guardi che bella. Ah, ok. Allora, adesso Saluti la collegherò ragazzi, al del macchinario, live. va bene? Scusate, sto accendendo le pile, ho dato la live, ho dato un po' per il medico. Ecco qua, sto accendendo le pile, c'è la male. Ma cosa fa, dottore? Come? L'ho detto, Non ho capito. dottore? Cosa ha detto lei? Ah, io ho detto che è la collega di macchinaria. Ah, ok, perfetto, quella lì. Questo macchinario analizza sangue senza fare prelievi, è Ah, bellissimo. oh, Mi ottimo. porca pure le braccia. Ecco qua. Che bel braccio, complimenti. Alena? Ormai Eh sì, lavoro in palestra. è così, non si muova. Sì. Devo solo trovare dove si accende. Ahia! Ho detto di non si muova, scusami. Faccio? Allora, dov'è il pulsante di accensione qui? Mortacci La voi. gamba gigia. Come si accende? Eccolo. Trovata. Ah. Grazie. Finalmente. Adesso rimane ancora un pochino così che deve analizzare. Sono in ospedale, ho malattia. Aia. Aspetti, l'aiuto a tenersi, Sì, ecco qua. mi aiuti, dimmi. Ecco qua. Allora, aspetti che la scollego. Ecco qua. Ah, Perfetto, ciao, bello, ma... bello. Allora, vediamo un pochino cosa dice. Prega, abbassi pure il braccio, non si Ok. preoccupi. Collegato tutto. Allora, sì, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, dovrò farle una iniezione intramuscolare nel gluteo di Cigitronolla. Cosa? Devo farle un'iniezione intramuscolare nel gluteo di Cigitronolla. Come nel gluteo? Oh, No, no, nel no, no, gluteo, io ma non come voglio si nel chiama gluteo. gluteo? Come si chiama quel... No, gluteo, ho sbagliato. Come si chiama quel popaccio, Ah, popaccio. polpaccio, ok. Esatto. Va È bene, pronta? dove mi metto? Dove vuole, dove vuole? Dove si Aia! sente comoda? No, non per terra, Ma per che terra. faccia prima possibile, ecco qua, faccia pure, metto qui, Ok, metto. Ciao Zenor! Sono ammalato. Ok, vada. allora, ecco qua. Devo Ok. farle tutte e due le gambe. Oh, faccia pure, faccia pure. Aia! Sì, mi sta allacciando le scarpe, Ecco sembra. così. Facciamo bene. Mi sta allacciando le Ecco fatto, scarpe. come nuova. Faccia Oh, grazie. un po' di passi, vediamo se riesce a Vediamo. muoversi. Nel frattempo mi dica come si chiama. Elisa Smith. Ok, non cado più. Perfetto, signor Candelizza. Ha l'assicurazione? Dovrei avercela, sì. Ti ce l'ho fino al 12. Perfetto, perfetto. Allora va benissimo. GG, trasol, perfetto. Cosa mi scusi? No, le stavo facendo la prescrizione Ah, medica certo, per... Prego, prego, mi segua, mi ok. segua. Ok. Lei lavora di palestra, Eh sì, giusto? lavoro in palestra io, sì. Che brava, che brava. Lei ha visto che è Ecco. venuto a farci qualche visita qualche giorno fa. Bene, Esatto, molto bravi, molto bravi. bene, si tenga sempre in forma, dottore. Certo, guardi qui che forma. Oh là là. Che miseria, che male. Ah, un po' che non vado di palestra. Cosa? È un po' che non vado di palestra, mi fanno un pochino male di Ah, da un po' muscoli. che non va? Passi stasera, ora, passi adesso che è un momento molto tranquillo. Purtroppo in questo momento è talmente tranquillo che ci sono pure pochi medici di Quanti siete in servizio. servizio? Penso che sono solo io e di primaria. Esatto, Ah, oiei. e di primaria è molto interferrato con affari burocratici, quindi Fare sono solo cosa? io in pratica. Affari burocratici. E Ah, ok. quindi deve essere un po' ovunque.
Ah, però magari stasera quando entrano un pochino di persone, un po' di medici in servizio, quasi quasi venga di palestra, dai. Perché è molto frequentata ultimamente la palestra. E ci mancherebbe, è così ben fornita. Cioè, va bene Ah, allora, dottore, le anche auguro una buona serata, ok? di lei, auf Wiedersehen. Grazie per il suo. Ah, c'è già qualcuno che ha bisogno del dottore. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Leo, non lo so, non lo so. Il capo non vuole saperlo se lo faccio. Non posso farlo, in teoria. Non potrei farlo, legalmente. Ah, Zenor, sei ancora in live, Zenor, Zenor, Zenor. Zenor, ci sei ancora? Comunque, sì, devo segnalarlo dopo, lo segnalo anche nella sezione. C'è qui il blip che non c'è più. Non c'è più il blip qua. Non c'è più il blip di questo edificio qua, il Rishpub. Non esiste più nulla qui. Perché c'è l'icona in mappa, ma non c'è nulla qua però. Non l'ho dato io prima. Comunque, Leo, se lo faccio senza che il capo mi veda, posso farlo. Poi dipende sempre. Dipende sempre da Elisa. Se Elisa vuole o Elisa non vuole. Devo bere. La mia automobile. Ecco qua. La mia automobile. Eccola qua. Potrei andare a vendere sto legno che è trovato per terra. Antinfiammatorio in macchina, ovvio, sempre. Sì. Non vale un cazzo la mia economia. C'ho 0 dollari addosso. Devo andare. E niente. Comunque, devo andare a prelevare. Comunque, ho già visto che c'erano i bandi per entrare dipendente del Mojito. Magari è aperto. Andiamo a vedere un po' se l'hanno aperto sto posto. Sì, è aperto in teoria. Col pazzo col taxi chi è? Preleviamo una somma di 200 dollari e faccio quello che deve fare il mio capo, ovvero gli annunci perché è la palestra aperta, faccio sempre io, non mai il mio capo. Vero capo, non lo fai mai. Comunque, facciamo l'annuncio. Se vogliono. Faccio un annuncio qua, dai. Spendiamo questi soldi per sta palestra un po'. Ciao da Corinto. Buonasera. Spendiamo soldi per la palestra e facciamo un annuncio e pubblicità. Tanto soldi ce ne ho. Non mi mancano. No, per niente. Aia! Grazie Rosiuk per il follow. Tutto bene con l'intop? Tutto bene tu? Tutto bene? A posto.
Bene, bene. Sto notando che i miei moderatori non loggano nelle live da un bel po'. Ah, ho appena parlato. Mano Gio, grazie per il follow. Zenor, grazie per il follow. Grazie mille, Zenor. Grazie mille, Mano e Rosiuk, grazie mille. Tutte e tre di fila, vi siete messi d'accordo? Ho appena parlato ai tuoi moderatori, non loggano da un po' di tempo in live e guardate chi c'è. Grave. Bene, bene. Quality stream. Adesso magari vado un po' a cambiare perché non c'ho voglia, cioè, di fare palestra. Voglio cercare RP, aiuto. Qualcuno venga in palestra. Non voglio stare ad annoiare. No, qui. Tac. Qualcuno venga in palestra, per favore. Devo cambiarmi. Devo cambiarmi. Mettiamoci un po' qualcosa. Io non so vestirmi, premetto questo. Non so vestirmi, ragazzi. Quindi copierò il vestito che ho messo ieri sera. Questo è il più nero che c'è, ma va. Scarpe era il numero 3. Però queste qua. Poi le braccia ha messo il numero 5. Le giacche avevamo il numero 1. Ho messo questa e poi maglietta la numero 4 viola. Questo era viola. Mi sa di sì. Ok. Basta, adesso siamo un po' così. Tanto ci vuole poco per cambiarsi. Mi dimentico che devo sempre. Che chiudo sempre la macchina adesso che non possono. Abitato in polizia che non potevano mai rubarmi la pattuglia. Questo è mappato. Adesso voglio vedere che faccio un giro in città e si riempie la palestra. Cioè io vado in giro apposta per giocare RP e vedrà che mi si riempie la palestra. Adesso vado via io. C'è nessuno che raccoglie la frutta, no? Minchia, che schifo. No radio. Bene. Ci devo dire comunque le scorse serate mi sono divertito un sacco a giocare a SCP con tutti quelli là che c'erano.
Cambiare gioco ogni tanto ci sta, dopo ore e ore e ore di nerda, nerdata GTA, Dio mio, un po' staccare su SCP ci sta. Fare cazzate su SCP. Opla. Andiamo in città a vedere se si può fare qualcosa. Ci sarà gente allo YouTube, ma manco morti, cioè zero, niente, nessuno. La gente c'è, nel senso, poi sempre tutto vuoto, madonna, che palle. Dov'è la gente a fare le pi? Dov'è? 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 Centoquaranta in salita. Potrebbe andare meglio. Sono tornati un'altra bar. Porca. C'è un momento ho pensato di sbatterci contro così forte che mi è ricordato per sempre. E ovviamente noi rispettiamo i limiti in città. Cosa? Oh, suggeri tutti i business ora, cioè. Finché non trovo gente da qualche parte. Ok, qua c'è qualcuno, forse. Uè, Toto! Dottoressa, che fa? Cerco gente io, cioè, Ma non cercando c'è gente. nessuno, non lo so dove Cioè, sono, sto città è vuota, non c'è chiudendolo. nessuno. Non lo so dentro, sono arrivato ora. Quindi ho provato, sono passato a Tequila, non c'è manco un cazzo. Non potevo entrare, ma non c'è nessuno dentro. Mamma Allo mia. smoke non c'è nessuno. Non so dove sono le persone, c'è qualche festa nascosta. Non penso. Oppure fanno qualche festa a casa dei privati, sono organizzati tutti a boh. Non penso. Vediamo qua dentro del Ma vanilla, penso ci entriamo. sarà qualcuno. Parcheggio. Guarda te, oh, se deve. C'è nessuno in giro, Madonna.
Quindi tutto giallo, no, no, no. Eccomi. Qualcuno c'è qua. Ah, c'è vita. Ah, che bello, due persone ci sono. Che bello, c'è vita. Salve. 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 Però, vedi, un'idea interessante questa, caro, eh? Sì, Secondo sì, me sì, potrebbe sì. Oddio, andare. sono un po' dentro il Sì. tavolo, un attimo, ok. Elisa, ti vedo senza uniforme. Sì. Aia. A quest'ora, senza Carissima. uniforme. Non ci sono lavoro più nel dipartimento di polizia. Come non ci lavori più? Oh, guarda che No, gentile eh no. signore, hai visto? Grazie. Sì, la conosco. Non lavoro più io, polizia. Penso da licenziata. Ma quindi adesso Siamo ti in posso due, far signori. ubriacare? Cosa, scusi? Siamo in Mi due. posso ubriacare? Sì. Su questo sì, è sicuro. Sei in due, perché anche lei sta licenziato? Eh sì. Da dove? Dalla concessionaria di Ah, Padeto. oddio, ma la ricordavo diverso. Ho cambiato il look perché ho avuto un po' di disavventura, allora devo un attimo, insomma, Mannaggia. farmi riconoscere. Ah. Sono E anche come mai è sotto stato scorta. licenziato da Pareto? Si può sapere? Persone poco raccomandabili ci sono lì, non lo so. Sto sotto indagine. Stiamo valutando un po' perché sono successe un po' di cose strane, insomma. Porca miseria. Ai ai ai, mi dispiace, mannaggia. Io mi trovo bene lì a Paletto come concessionario, quindi ho comprato la barca, qualche Finché c'ero macchina. io, stava benissimo. Con Poi la nuova adesso. gestione sto parlando io, eh. No, la gestione lascia aperta. Ma io con la nuova gestione sto parlando, non con la vecchia. Quindi, la vecchia pure breve sono trovato, quindi. No, tanto Ah, più o con la meno vecchia ce la è la faccio stessa prima. cosa. Guarda che il vecchio proprietario adesso è il proprietario della motorizzazione, quindi diciamo il Fausto, capo del capo, sì. 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 Era in gamba Fausto, mi ricordo che veniva Sì. spessissimo anche da noi giù a downtown. No. Sì, no. Io devo Siamo un ammettere po' che mi ha dato anche lui del il suo amano. classico presidentone che quando succede qualcosa di male si sciacqua le mani, cioè non è colpa mia. Alexa, accendi la psicoria. Quello ovunque penso, ormai ci ho fatto l'abitudine su quello. Infatti si cerca di non Vediamo dove sbagliare. aggiornare. Vai. Va bene. Niente. Cosa ti porta Elisa? Ti offro io da bere, eh? Dimmi un po'. Martini, vorrei sapere su Va quello, bene. vado. Ok, Grazie. Martini, Martini. Molto raffinata. Eh sì, certo. Totò, che le posso offrire? Mio collega pescatore. Totò, Totò. totò. Sveglia. È Niente. Sì, un attimo. partito. Ah no, eccolo. È ripartito. Rilento però. Oh, grazie mille. Quanto ti devo? Niente, nada. Grazie mille. Figurati, cara. Totò? Alla salute, Mi porta oppla. qualcosa? Salute, salute. Ah. Ah, eccomi. Ti porta Buona. qualcosa a te, Totò? Aiuto? No, già poco Guarda, fa hai avevo. offerto un giro al signor Totò, hai offerto. No, già ho Dai. bevuto poco fa. Devi bere, ma ormai ho offerto. Guarda, ho ormai devi già bere, bevuto. ce l'avrei Ho 38 di forza, bevuto 10 minuti fa. incredibile. Allora, se non No. bevi, mi dà, Sono riuscito a signorina, mi dà un minuto diventare e glielo metto qua più dentro. forte. Allora, mi dia una limonata, allora. Oh, Va che bene, ok. Totò. Giusto per rimanere in tema. Già faccio uso di altre sostanze, ecco, ogni tanto, quindi se Ma metti pure l'alcol in mezzo. sì, ma che ce ne frega, la No. vita è una sola. E Sì. beviamo e Sicuro droghiamoci che e non hai Ma cambiato idea? sì. No, sicuro, Relax, drug and sicuro. rock Una and limonata va roll. benissimo, grazie. Ecco qua. Grazie mille. Quindi nada per il momento, Lisa, non Buonasera. dormi? Buono. No. Salve, caro. Buongiorno, dottore. Salve. Salve. Ma di che Cosa ti porto? quello di odi dici. Arrivo subito. Mi ricordo sempre di lei, quindi la prossima volta neanche glielo chiedo, sempre Gina. Perfetto. Ma di che quello di LG di là di fuori? Blu. Che è Esurge, la esurge, ma che è bicicletta? LG? Cioè, surge, che è La sua, la surge. macchina signora? È mia. È Quella la blu? signora. Sì. La surge. Sì. Bella, Ha bella. detto sì. Grazie. Poi magari mi Eccomi. serve, forse faccio anche la mia di blu. Mi serve per di diventare influente su TogTig. Signori, e mo che fa? Ha già trovato lavoro? Certo.
Che fa, che fa? Lavoro alla palestra di Easy, la palestra di Easy Fit, la palestra ah, di faccio cazzo, ui, bello, bello. Allora vi verrò a trovare probabilmente. Ah, ottimo, ottimo. Sono beh, una tanti donna clienti. Professionale come lei. Lei, signorina, invece non la vediamo mai in palestra, non le piace? Lo so. No, 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 grazie, caro. Non le piace la palestra? Diciamo che ci sta andando a fuoco effettivamente. La palestra di cognome, signorina. Cosa ti porto, caro? Qualcosa di analcolico. Bravo, bravo. Beh, signorina, voglio vedere più in forma, più in, proprio lei aveva proprio fatta apposta per la palestra. Lo so, lo un so. Un fisico smagliante. Prima ci andava anche di più, ci andava. Niente. Adesso $50. No, è che ho visto una. Attenzione che se ti tirai un pugno sulla schiena rischiavi di esplodere. Infatti, guarda la mia schiena che c'è dietro. Rischiavi di esplodere se ti tiri un pugno sulla schiena. Cioè qua fai una strage, fai qua. Esatto, moriremo tutti. No! Oh, moriremo tutti, oh! No, veramente, esperienza. Anche un taser può far esplodere la tanica, eh. Adesso che cosa fa? È stata licenziata? Lavoro alla palestra di Easy Fit. Stiamo tutti tartassando, poverino. Lavoro alla palestra. Fa, mi scusi, un altro me lo chiede? Cosa fa la palestra? Dov'è quindi questa palestra? Mendo? È a paletta. La palestra. Ma quindi come la non licenziata? Eh? Troppe multe. Cosa? Troppe multe o poche multe? No, è un altro motivo. Comunque, vabbè, diciamo che... Meglio non pensarci, basta. Sì, sì, quindi basta, con la polizia ormai chiusa poi. Non lo so sinceramente, però penso proprio di sì. Okay. Magari sto giorno beh, mi trasferirò in un'altra città. Come? Come? Si vendichi dei suoi colleghi se le hanno fatto un torto. No, ma per favore, evitiamo. Beh, magari se sono stati loro a farla licenziare. No. La vendetta. No. Vu per vendemmia. No. È inviato per servito a temperatura ambiente. Proliferazione batterica freddo. Molto, ma molto freddo. Dico sta voce poi. Mi fa molto. Psycho. Beh, continuiamo qua a guardarci con le braccia conserte. Andiamo fuori, vogliamo no? Fare qualcosa di produttivo. Andiamo fuori, dai, andiamo fuori. Sì, passeggiata. Fuori, dai, un po' d'aria pulita, figa. Quanto produttivo ti può fare i Togetic? Ottima cosa. Togetic, che sono i biscotti nuovi. Ah, che biscotti? Questa è una cosa seria. Togetic. Se sono una cosa seria i Togetic. Ma non è mai che qua almeno c'è pure una bella giornata, va? Sì, ma mi fumo una sigaretta che non ne fumo una tantissima. Diciamo poi per rispiare un po' di repulita fumo una sigaretta. Donna, Vanno in palestra però non va bene. No, infatti, una tinta colpita. Ma cosa stai facendo? No, beh, è una sigaretta una sigaretta ogni tanto, dai, cioè, dai. Sì, si inizia così e poi dopo due mesi a farsi le pere la stazione, vabbè. No. Che pessimismo. Non esageriamo, su. Che pessimismo. Non penso sia la tipa. No. Poi arrivano i dottori e somministrano in Arcan. No! Ma anche no, Ragazzi, meno male che siete venuti a farmi compagnia. Ma dov'è la città che è tutto vuoto? Non lo so, ragazzi, non lo so. Io arrivo ogni ora, ogni volta alle 8. Vado alla concessionaria per... Ciao, caro. No, lascia perdere, non c'è andata, fatti il cazzo tu. Ma? Tanto non c'è più nessuno. Come che vai di chiamamento tu? Come non devo andare? Mi serve la patente. Non la fare, dai, senso. Anche io la devo rinnovare. Tanto non c'è più la polizia, giusto? Ah, no, solo uno. Ma vediamo se c'è. Vedi la tu con LG o blu. Mi puoi fare anche di signora Elisa, sa che lei chiama. Cosa? Sì. Mi servirebbe il prestamento della tua di macchina. Per? È interessata la sua macchina, ecco, interessata. Non penso che gliela presti. Per? Per cosa? Per qualcosa di produttivo. Per no, non presto la macchina io. Perché è prestata. Ti do la mia stessa modellatura. No, non vuoi, non presto la macchina. Andare a controllare la di persona, beh. Vai. No, neanche a pagamentura. No, non presta la macchina.
di che? A proposito di presto la macchina, qualcuno conosce qualcuno che fa prestiti o mutui? Sì. Prestiti, sì. Io faccio prestiti, mio marito in realtà. Chi è suo marito? Carter Miller. Fanno una piccola agenzia con il signor Lucas. Se vuoi di prestito ti posso fare anche di io, poco di tasso te lo faccio. Quanto, sono quanto? Proprio, c'è anche la pagina su Facebook, sì, se vuoi. Cipra, decidiamo noi. Sì. Io dovrei comprarmi casa, che da una settimana che dormo in macchina. Quanti soldi ti servono? Cucci, senza offesa, Cucci, ma se vuoi a Paletto vendono i camper pure, Ne ho comprato uno, quindi 13. No, ma Paletto, mi hanno licenziato ieri, che vado a comprare macchina a Paletto. No, sì, vai a comprare un camper. Ma perché l'hanno licenziata loro? Sì. Ah sì, l'hanno licenziato, certo. Lei non era quello più attivo di tutti, c'era sempre. Vagliela di. Hanno visto una foto che mi hanno scattato, non so chi e quando e dove, perché non mi ricordo. Mentre faceva buono di buono, buono di buono. In mutande in un mall, dicendo che sono un truffatore, eccetera, eccetera. Per colpa di quella foto che non so chi, dove e quando mi hanno scattato, mi hanno licenziato. Qualcuno ci aveva con te. Come forse il concessionario, magari qualcuno esterno al concessionario. Capito, poi m'hanno inseguito, m'hanno cercato di togliere la vita, non lo so che caso, il macellico. Sono che vivo, quindi. Per miracolo, sono già due volte che vado in ospedale, che mi sveglio in ospedale. No, ma comunque la macchina puoi comprarla anche qua, concessionario in città puoi comprarla pure. Da oggi in poi la dovrò comprare per forza qua. A meno che non me la faccio comprare da qualcun altro e poi me la rivende, però. Però lo sai che c'è sempre passaggio, il passaggio. Infatti, sempre passaggio per te. Il passaggio lo faccio giù a downtown. Lavoravo a downtown, stessa cosa. Sì, il passaggio lo fai a downtown, il passaggio. Certo, dipende che tipo di macchina ti interessa, naturalmente. Quindi. Il problema è che... Il primo problema è i soldi, non ci sono i soldi. E lavora come pescatore o come contadino? Lo facevo prima di fare il Fondamblant lì alla concessionaria, ma non guadagno niente. Mi sembra aver letto, non mi ricordo dove, ma forse c'erano dei bandi che cercavano personale al Mojito. Vedi, interessante. Il Mojito sì, è però molto ora carino, non lo so se sono stati fatti. Io l'ho visto sempre vuoto il Mojito, quindi non lo so. Sempre l'amico di Tool, però. C'è sempre? L'amico di Tool? Chi è? Lo Tool, per vendere lo Tool. Sì. Anche business. Se non c'è nessuno che va lì a comprare, puoi andare sempre lo Tool, si può andare. Appunto, voi fate le viste che è buone, comunque dall'estero le vogliono, le vendete lì. Siete delle persone molto sagge, devo dire. Oppure fare, oppure potresti anche organizzare, sempre parlando col tuo superiore, magari cercare di fare un po' di pubblicità, magari andare in giro con Fulgogio o qualcosa. E cercare qualcuno magari che voglia comprare qualche bistecca a 110, 120, Basta, finta sigarette. Se ti interessa c'ho il numero di uno, non so se sia il capo del Mojito o un dipendente del Mojito. Poi c'ho il numero di uno di lì che lavora là, non so se sia il capo o meno. Interessante. Poco fa sta scoprendo un mondo questo ragazzo oggi. Mi hanno chiamato mezz'ora fa quello del signore del Mojito, appunto per ordinarmi del pesce, ma già lo sapeva già comunque, ma ci ha provato. Ho detto che non lavoro, diciamo, mai. Quindi dopo 10 e 20 già. Non lavori tu 20. Per No, non lavoro, cioè non vado a fare i carichi, non vado a pescare, va a quest'ora, ecco, capisci? Che ora fai tu i carichi? In teoria c'ho un magazzino sempre pieno, quel pesce già l'ho venduto già a Burger, l'avevo venduto in precedenza. Buono, Totò, quindi... buono. E ora non c'è più nulla? Grazie, Totò, immagino soldi. Non ho pesce, ecco, diciamo, il resto ce l'ho. Non c'è il pesce? Esatto, l'ho terminato, è grave. Tutto. Non so, vabbè, domani vado a pescare. Gli hai detto al Burger che domani vai a pescare? Gli hai detto che domani vai a pescare al Burger? No, io ho detto non lavoro la sera, quindi... Ma lui è criptico, si fa. Ci posso dire, perché poi magari potrebbero dire, magari posso pensare che io ce l'ho e poi magari la sera, magari l'ho venduto tutto già per conto mio, e la sera poi mi chiamano. Mi dice, ma ieri mi avevi detto di qua di là. Salve, caro. Bisogna di un drink? Già ne avevo fatti un pochino io. Perfetto. Insomma, il Mojito, così poi lavoriamo pure vicini, insomma, voglio dire. Ma se tu vuoi ti passo il numero, potresti provare a chiamare e chiedere se cercavo una personale. Sì. Magari provo a chiamarlo ora.
Vai, lo zio, sparamelo. Non so come si chiama, io l'ho messo a morito direttamente, quindi non so chi, come si chiama. Allora, 785 trattino 8592. 785 trattino 8592. Il nome non lo so, quindi io ho detto un momento direttamente. Molto interessante, grazie mister Totò, grazie molto. Te chiamalo, dici guardi che è morito, magari chiedi se assumono o se le assunzioni già sono finite, capisci? E poi certo, certo, me lo chiamo. Magari vorranno anche capire chi sei, quindi magari niente, poi mi devo, sto attrezzando le escursioni in montagna, in mare, gite in mare, se vi possono interessare. Gita mare non mi dire niente, che oggi ho avuto disavventure io. Giusto, però oddio, una bella che è successo in mare? Montagna. Che è successo, che è successo? Ce lo racconti. Ma sono rimasto alla deriva, con la barca, senza benzina. Ah, già è vero, l'ha già detto Steve. Se poi arrivata la polizia per soccorrere l'amico mio, giustamente. Come si chiama lei, caro? Logan. Logan? Ah, Logan, ieri è venuto. Sì. Ah, ecco, quindi vi conoscete già. Sì, mi ha dato qualche speech. Io... Si nasconde, si nasconde. Io sono Carla, piacere. Piacere, Carla. Piacere mio. Salve. Oddio. Ma avete visto anche voi o ho visto solo io? Cosa? Cosa? La macchina degli sceriffi che si è schiantata sul cancello? No. Allora sono io, meno male. Ma stanno a fare giocare, sono da prenderla i colleghi. Ah, no, è vero. Aspettate, signora, vediamo se la targa è questa, signora, a lei dico. Allora, 333 Genova, Udine, Imola. Che? Grazie. Oddio! Ma... siamo a due. Prima già me l'ha data lui prima, no? Un bugno, ora tu. Ma sai che è tutto giallo tra le zanzare, capito? Sì, lo so, però non ho nessun problema. Buongiorno gente. Salve, salve. Come va? Buongiorno. Tutto a porno. Smith. Ma io non la vedo gente. Sì, come va? Lei mi vede? Vedo... Tutto bene? Sì, mi vede lei. Sì, sì, io vedo. Sì, io lo vedo. Io no. E niente. Ci vado a fare un drink. Tutto bene tu? Ne vedrà due. Tutto bene, tutto bene. Ha bisogno, gente. Che mi racconti? Due secondi, torno subito. Due? Un problema. Uno, due. Vabbè, siediti. Scusa, non è nessun problema. Siediti, Carla. Certo, se ne prendo altri due, però mi sa che sarà un problema. Forse meglio di lui. Oddio, sto cadendo, aiuto! No, ma mettiti, devi stare giù, vedi, devi stare giù, devi stare giù. Per sederti così devi stare giù. Bene. Ora? Ah, è vero, giusto. Mi si vede adesso? Sì, ecco. Sì. Okay. Io ti vedo sempre, poi lei okay. No, però fa lo stesso. Signora, lo vede ora? Lo vedi? E niente. No. Niente. È solo lei. Vabbè, fa lo io. Stesso, vabbè, niente. Vabbè. Diciamo noi che ci sta, Vabbè. Sì. L'hai tenuto di tranne una, quindi... Tutto bene, tu come stai, James? Bene, bene, si lavora. Palestra Rodriguez. Va benissimo, con Febele. Ho sentito. Chi mi dai invece di polizia e sceriffi, come ve la cavate? Tanta roba, era fatto lavoro? Ma è più o meno la stessa storia di prima, non è che cambiato. Ah, quindi cazzo. Sì, vabbè, non succede. Per fortuna non succede niente. Sì, la faccia del cazzo non funziona niente. La faccia del cazzo, in effetti. Ogni tanto succede, però. Poi ieri notte succede. Verso le 3 hanno rapinato la palestra, infatti ero fuori servizio alle 3. Verso le 3 del mattino? Alle 3 del mattino. Non so che il pazzo che ha fatto quella cosa lì. Alle 3 del mattino sono entrati 4 uomini armati nella palestra e hanno rapinato tutte le cose che vanno addosso alle persone. Oh, come si chiama? Come si chiama tuo marito? Carter. Mi sa che anche lui è stato rapinato. Oddio, non mi ha detto niente. Sta... Non lo so, mi sa che anche lui. Salve. Salve. Ciao. Come va? Salve. Tutto bene, cara. Tu tutto a posto? Sì, tutto a posto, tutto ok. Dai, meglio così. Vuoi un drink?
Guarda, sì, in realtà sì. Fro io. Vieni, vai, Fro io, andiamo tutti a prendere un drink. Vai, oddio, mi ha spostata. Scusa, Lisa. Quindi, diciamo, tanto tranquillo non è, dato che in notte sono entrati in palestra. Ma purtroppo quando... Tu lo c'è sai, nessuno no? in servizio ieri notte, cioè... Verso le tre... Diciamo, eravamo rimasti io ed Angel, eravamo a farci un giro... Lui vabbè, essendo detective, fa un po' quello che vuole poi. Anche Price c'era, Price lo è stato sceriffo, ma era fuori servizio pure lui. No, Price a quell'ora non c'era, l'ho chiamato. Era appena uscito dalla palestra. Ah sì? Sì. Allora è probabile che se ne sia andato, perché... Io li ho chiamati quando ho risposto alla... Quando hai già risposto alla chiamata, li ho chiamati tutti quanti. Beh, mo no. C'è il lavoro, mi chiamo. Finalmente un grossista mi ha chiamato, finalmente. E cosa devi dargli? Dell'acqua e delle alga. Quanta acqua gli dai? Mi sembra che mi ha detto, mi sembra 150, mi sembra di acqua e... No, un centinaio, 50 di alga, se non sbaglio. Bene, bene, buon lavoro. Già, no, ma lì ho tutto il magazzino, quindi devo solo scendere il magazzino, prendo... Vuoi un passaggio veloce, magari, che in bici ci metti un sacco? Va bene. Dai, perché c'è la bici da che parte che ti porto giù? Oh James, mi sposto un attimo che ho comprato tutto dei grossisti, ci vediamo più tardi. Va bene, ci vediamo. Ci vediamo, vieni a trovarmi in palestra, dai. Ciao. Io oggi sono venuto in palestra. E che ora? Verso tipo le 15 era. Ero fuori servizio. Forse non ero ancora arrivata, ma no, non ti ho visto, ho visto Steve. Totò, vieni. Sì, no, siccome state parlando. No, ma chi se ne frega, vabbè. Oh, ci vediamo allora, Kelly. Va bene, sera fuori servizio, fuori servizio ci sentiamo. Sì, tanto io quando finisco vado dopo le tre, quindi... Minchia, allora non ci sono. Andiamo, riporto. Ah, la macchina di là, porca miseria. Infatti questo aspettavo ecco perché io sono andata perché sono abitato a parcheggiare di là. Aspetti, cammini piano, mannaggia. Ma ti porto anche in ospedale, dai. No, poi se immagino c'ho qualcosa, forse. Ah, c'è qualcosa? Spero, sì. Vabbè, fumi in macchina, che non puoi farlo fuori. Vabbè, meglio che c'è trovarci che non posso. Va. No, ho dell'erba, diciamo, queste mediche. Sì, ecco, sì, ma è meglio che fumi in macchina perché non puoi in luoghi pubblici. Ah, buona sapersi, questo non lo sapevo. Dovrebbe andare qua a sinistra, dovrebbe andare. Sì, dov'è che andiamo al porto? Sì, perfetto, dove c'è un magazzino, diciamo. Sì, capito. Dove Steve? Sarà su o fuori città, non lo so, oggi... Io poco fa me ne sono approfittato. Cosa Smith e Kelly, Leo? Ma cosa? Cosa? Mi sono fatto l'abbonamento in palestra. Sì, non c'era Steve, perché se no Steve, avendo un buon rapporto con lui, probabilmente non mi avrebbe fatto pagare a me di stufo. Quindi ho beccato che non c'era, quindi subito non sono fatto. Ma tanto ci guadagna lui se lo fai la prima volta. Se lo fai per la prima volta, lo prende lui l'incasso. Il rinnovo lo incassiamo noi. Sai? Ah, buona sapersi. Se fai rinnovo, vieni dai dipendenti, noi ce lo incassiamo. Invece la prima volta, i $5,000 di primo iscrizione, se li prende lui, se li prende. No, peccato, io avevo fatto direttamente una divisione, diciamo, mille, che sono la prima volta avevo fatto 1000 a dipendente, per dire, dipende quanti sono, attualmente 1000, 2000, 3000, esatto, quindi 2000 dipendenti e 3000 lui. Poi per rinnovi avevo fatto 2005 diviso 3, in questo caso, capito? Quindi... Sarebbe venuto 800 a testa circa venivano, ecco. Sì, ma è anche gli energy drink, per esempio, se li incassa tutti lui, ogni energy drink che viene diciamo venduto, se li incassa lui. No. Sì, però compra tutto lui i materiali, compra ogni materiale lui. Vabbè, certo, sì, certo. Però, cioè, sinceramente, vorrei favore anche se volessi, vorrei comprare anch'io i materiali primi, ci potrei guadagnare anch'io, ecco, diciamo che la fonte di guadagno principale, però lui non vuole. Sì. Vedremo nei prossimi giorni. È un altro che chiama grossissimo, che dovrebbe essere qua. Spero soltanto che abbia capito che sia qua, non al... La Sandy. Penso che qua mi ha detto ci vediamo qua. 150 sì. 150 acqua e 50 alga. Pronto? Ho sbagliato il numero, scusami Marco. Devo chiamare a Greto, scusami. Ciao. Porca miseria, ho sbagliato il numero. Chi ha chiamato? A quello che lavora prima nell'export, Marco, quello che lavora al modificato. Niente.
pronto? Ah, va bene, va bene, va bene. Allora aspetto qua io. Sì, sì, va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora mi concentrare dentro. Ecco, sta arrivando, il pretendente qua. Okay. C'è qualcosa da prendere io. Io non entro perché poi dopo rischio di perdere la macchina, la chiave. Va bene, va bene. A me che tanto sono lì, quindi meno male non li perdo, cioè. Quando saranno profondi? Boh. Eccolo. Salve. Salve. La tua è dentro, sta prendendo la roba. Ah, grazie, grazie. Eccolo. Salve. Ah, eccomi qua. Tutto allora. Bene? Insomma, ho preso, diciamo che ero con Steve quando mi ha raccontato della sua piccola avventura. Avventura, insomma, ci ho combattuto, guarda, ci ho combattuto fino alle 15, ci ho combattuto, oh, quindi mamma, non mi dire niente. Riuscire a recuperare la barca? Sì, in un certo modo sì. Ah. Che fa? Quanto che capacità ha il mezzo? Ecco, così magari se mi apre magari posso mettere. Ah, sì, sì, prego, prego, metta pure. Che ho già 130 di acqua, già ho preso. Allora era... non ci stanno 114 al massimo. Allora ne metto 110, dai, così facciamo. Va bene, va bene. Allora, com'era qua? Mi sono scusato qua. Questi adesso cattiamo maniglioni. Ho trovato qua il maniglione. Ecco qua. Perfetto. Esatto, 110 intendo gelo. Erano 150 d'acqua totali e sì, 50 di alghe, sì. Sì, allora un attimo, prendo il resto. Sì, sì, grazie. È tutto molto forzuto. Lo so, lo so, lo so. Lo invidiano tutti per questo. Ma anche Steve non scherza, Steve è così arrivato alla fine. No, per me c'è ancora una lunga strada da fare. Anche per me. Sono arrivata malapena a sollevare 38 kg. Guardi, io con quasi 2 mesi di palestra sono arrivato a quasi 60. Ma grazie ai vostri energy drink, perché sennò... sennò... Okay. Allora, vediamo se riesci a prendere tutto. Spero di sì. È un peso totale di circa 63 kg. Allora, in teoria sì, dovrei riuscire a farcela, credo. Forse ci manda alga. Sì, forse sì, ce la faccio, ce la faccio. Ecco qua, l'altro 40, dovrebbe essere 100. Prova a appoggiare, mettere qualche cosa nel furgone, sennò non so, devo venire forse io, sennò Niente, non ce la faccio. Se mozzarella, ma perché non si allena in palestra? Mi sto allenando in palestra. Scriva in palestra. Mi sono già iscritto in palestra, chiedo alla signorina, lei è testimone, mi vede lì soli tutti i giorni. Che devo fare? Devo venire per forza. Perché... Andiamo, tanto è vicino. Vabbè, ci vediamo lì, sto arrivando. Sì, scusi, nessun problema. Occhio. A destra. Sì, so la strada, so la strada. Io di solito comunque da là tagliavo. Vabbè, io no. Stavi perché la polizia poi ci bastona. No, ma non si alzano, se sbarre, bastarde. Oh. Se giravi da dove siamo arrivati, potevi uscire da là comunque. Ah, sì, da guarda qua. Guarda qua l'incrocio. Sì, è vero. Grazie per il favore. Ah, di niente. Non esplosioni. No, vabbè, qua... Poi che artificio. È naturale, quindi, sì.
Ho venduto 150 d'acqua, 50 d'alga. Quanto hai fatto di soldi? No, quando farò? Quanto farai di soldi? Dovrebbero essere 200 totale, 150, 56, 200, sono 30 al pezzo, quindi 6k. Ah, non è buono, ma... Sì, per ora 6k, ma non so se lui, grossista, quello dell'export o l'altro, che farà... da lunedì mi aveva detto che aveva bisogno di materiali un po' più costosi, ecco, diciamo, quindi offrirà, diciamo, 40 al pezzo, ecco. Costo alto che c'hai sia livello 2 che livello 3? E l'acqua sono a 3, le alghe sono a 2, esatto. Ah, ok. E il pesce... sono a 2 proprio da ieri, è fresco fresco. Ah, il pesce era 2? Sì, ma fresco fresco. Ah, bene, bene. Fermo, fermo. Ora le posso prendere. Ecco qua. Perfetto. Bene. Sfida il suo codice fiscale... 64. Ah, ma c'è qualcuno davanti al ATM? Perfetto. Aspetterò che se ne vada. Bene. Appena se ne va. Che codice fiscale sei, Tato? 64. Davvero? Sì, perché? Va bene, andiamo. Piacere. Grazie mille, signor Tutò. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. 64, davvero? Sì, sì, sì. Bene, ottimo. Perché? Ma che c'è di ridere? Io sono salti JR 4-43-10, cane play with me. Cosa posso dire? Quando hanno aperto le porte, diciamo, dell'aeroporto, come si dice, dovevo... non so come definire. Diciamo che dovevo fare il download, diciamo, ecco, di tutti i documenti, ecco, capisci? Mannaggia, ok, esatto. Perfetto. Calcola che comunque una vita fa è come se ero 63, quindi... sì. E infatti mi sono messa a ridere. Comunque, allora, adesso dobbiamo andare a Tonio Vanilla. Sì, io intanto c'ho la bicicletta, ma la vado in macchina. Io sono, no, ma sai che sono messa a ridere, perché io sono 24, io sono. Ah, mi sono arrivato. Io sono 64. Quindi siamo proprio a distanza di... È 40. Sì, 40. E quindi proprio perfetti. E pensate, ho avuto un collega in polizia invece che aveva un numero in più di me di codice fiscale. Sì, devo andare un po' in piano e adesso non sono più una poliziotta. Sì, per questo è difficile multare Totò. Totò sempre piano piano, agli incroci rallento, mi fermo. Eccoli là, eccoli, l'ho chiamati, guarda. A me mi hanno una volta, mi hanno pure quasi, mi hanno pure tamponato una volta. I poliziotti? No, che c'entra i poliziotti, no. Altre persone che andavano più veloce, non si aspettavo che io rallentavo gli incroci, ecco, diciamo. Ah, ok, mannaggia. Sì, troppo. Si è capito, dove sono le persone? Oh, ma arrivo intorno a Vanilla, c'erano un po' di persone lì prima. Sì, è bene o male. Oddio. A destra, occhio. Ma quanto costa questa macchina, dottor Rossi? Non lo so, chiedi. No, questa macchina, questa che hai tu. Questa qui, 18.000, sì, pochissimo. Ed è elettrica pure, sì. È extra comoda sta macchina. Quanto è, 10 kg? Di... 15. Ah, buono pure. Comodissima sta macchina. Sì, ma aspetta, lei quando l'ha acquistata? Con la nuova gestione? Sì, sì, con la nuova gestione. L'ha presa qua, diciamo, in centrale. No, a paletto, ecco. Con la nuova gestione, che costava poco. Però io all'epoca l'ho presa, diciamo, al 3% invece che al 5%, perché avevo lo sconto alla poliziotta. Esatto, sì. No, quindi carino, però ora costerebbe 18.900, così costa circa. Sì, sì. Mi piacerebbe avere una di queste, però poi già ne ho troppe macchine, guarda. Tutti i mezzi a lavoro, quei due furgoncini, come si chiamano quelli, proprio i primi, quelli che costano 5.000 dollari, 7.000, da un loader e l'altro, il Ranger? Il Ranger, quello non mi ha solo venduto il Ranger, ne ho di mezzi, c'è qualcuno, speriamo, mi sa che sono scomparsi tutti. Sono scappati. Buonasera! E cacchiata sono tutti, io? È sparita pure la dipendente, ma... Solo il signore, c'è il signore che si diverte a guardare cosa, non lo so. Boh, infatti non c'è nessuno.
Ah, ecco, un pochettino di vita. No, oh, ecco la vita. Si erano nascosti. Salve. Salve. Va bene? Come stai, agente principessa? Anzi, ex agente principessa. Esatta. Eccomi. Palestra principessa. Buonasera a tutti. Tutto bene, lei? Tutto bene. Non c'è male. Lei passa in palestra, ciao. È passato? Devo rinnovare l'abbonamento, ma non c'ho voglia. Mannaggia, mannaggia. Bella, non c'ho voglia. Ma adesso che non è più in polizia, posso invitarla a cena? Se vuole, un giorno. Poi, ecco, non ci conti di andare troppo oltre, tanto che sono in questo periodo non... per amicizia, sì. Non poi... ha detto di no, comunque. Per amicizia, sì. Certo, un'amicizia, poi dall'amicizia come la si dice cosa. Dalle mie parti, come viene seconda, ecco. Ma no, non ho capito. Come viene seconda, cioè, si vedrà come verrà, ecco. Una bella cena, è andato, fate una bella cenetta. Da dove vieni, scusa, dal Massachusetts? No, no, io, Sicily, Italian. Ah, dall'Italia. Pensavo Italia. Fossi uno di quelli con la cugina che era anche la sorella e poi la madre, no? Non ho capito, comunque no. No, la Florida funziona. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, sì. Quindi posso invitare la cena qualche volta? In forse, amicizia. Forse un giorno. Beh, dai, facciamo una seratona, io, lei, qualche tequila, qualche gin tonic. Chi lo poi sa? Casa mia, quando casa dici sua. Gin tonic, ma sta bene, ma quando dici l'altra cosa non è che mi piace tanto. Beh, la tequila è buona, Marco, non puoi dirti no, sei tu che non te ne fornisci. Io mi fornisco di roba buona per uomini. Vedi, la tequila non è per uomini. No, no. Sei per beh, donne. Perché tu non fai up and down come me. Hai visto? Vabbè, ma io sto scherzando, bello, eh. Sai che sei up and down? E certo ti fumi un bel cannone e poi bevi una tequila. Vai prima in down e poi in up, e poi up e poi down e poi down. È bellissimo, guarda. Te lo consiglio. Up, down. Up and down, up and down. Vede, si vede che lei va in palestra, signorina. Guardi, guardi che fisico. Bella, bella, bella formata. E come, come? Vado a controllare le scorte un attimo, eh. Dove sono tutti gli altri? Allora, che si racconta? La sta facendo a trovare degli amici, signorina? C'è la stava cena a trovare degli amici? Sì, 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 sto trovando un po' di persone con cui frequento un po' di persone. Sì, sì, dai, diciamo pian piano, pian piano, pian piano. Molto, molto piano, sì. Con calma. Ecco, meglio tardi che mai. Sì. E poi pian piano bastano lontano. Esatto, un passo alla volta. Esatto, un passo alla volta. Lei deve fare così, deve trovarsi un obiettivo. E poi lo prosegue. Tipo domani voglio parlare con 5 persone diverse. A lavorare in palestra ce la fai, eh. No, ma non devi parlare di lavoro, sennò tanto vale. Devi parlare di cose di tutti i giorni. Tipo, lei come si chiama, signore? È un po' addormentato. Mi sa che sta concentrando sul nome. Non se lo ricorda. Come si chiama? Come si chiama? Lui si chiama Totò. Totò, ecco Totò. Allora, come stai, Totò? Stavo meglio prima, pescatore. Come stavo meglio prima? Perché? Perché sono arrivato io, le do fastidio. No, prima signora lo sa perché prima. Perché diciamo che ha fatto? No, diciamo che... Vabbè, lasciamo stare, va. Buongiorno, avvocato. Buonasera, Marco. A parte i due pugni che si è peccato. Io di quelli stavo parlando, infatti. No, non ero volontario, diciamo, però comunque me li sono presi. Va. Esatto, e poi per la brutta esperienza di oggi pomeriggio. Come? Ma cosa brutta esperienza? Oh, ma le succedono una dietro l'altra? Proprio a chiederle che è successo oggi pomeriggio. Ma io mi sono fatto, io sono. No, stamattina non è successo nulla, però ho avuto spavento. Sono rimasto alla deriva con la barca, ecco. Ah, ed è stato al sole tutto il signori. Tempo. No, alla deriva, signore. Senza benzina, in mezzo al mare, ecco, bloccato. Invece quindi al sole. Piedi. Al sole, magari senza viveri, no? No, ma c'ha peschereccio lui, c'è anche il tetto dentro il peschereccio. C'ho la casettina di pilotaggio, diciamo, quindi il coperto ero. Mangiare da bere ce l'avevo, carne a pesca l'avevo, il pesce l'avevo. Però non avevo benzina, ecco, diciamo. E come ha fatto a tornare? Ho chiamato la polizia e mi sono venuti a prendere, ecco. Wow, che culo, meno male che c'è la polizia. Sì, proprio il dramma è stato riuscire a prendere la barca e portarla piano piano a porto. Credibile. Come avete fatto? Tanche. Visto, tutto signorina, tutto fare. Ho fatto una domanda al signore.
Ho fatto una domanda al signore, mi sta raccontando la storia della sua vita. Così che si fa amicizia. Infatti il signor Totò mi sta molto simpatico. Della sua vita di oggi. Tante avventure da raccontare. Beh, c'è il pescatore, hai un'avventura dietro l'altra. Sì. Ma io pensavo lavorassi in palestra comunque, il signor Totò. L'avevo vista... Cioè, la vedevo sempre in palestra qua sulla spiaggia. Lui è muscolosissimo, lui porta... No, a parte i muscoli. Totò, quanto porti tu in totale? No, in palestra sono arrivato, ci ho appeso... Posso dire... Fino a dove purtroppo si hanno in palestra, ecco, al 70, ecco. Fino a 70 kg. Con lo zaino invece porti, riesci a portare 93, su anche... 93, arrivo. Non male. Che miseria. Il signor Totò è uno che si dà mi da fare. Guarda, mi sono pure iscritto oggi in palestra, Quindi veda lei. Perché ogni tanto quando mi tengo in forma, capisci? Se tu vuoi il sangue, poi riesci a essere in forma. No, e poi mi piace. Poi se si finisce in ospedale, lì è peggio. No, ma poi il signor Totò mi dava sempre consigli. È brutta esperienza, Totò, vero? Se finisci in ospedale. Che? No, niente, ho conosco una persona che ha finito in ospedale. Si è lanciato. Sì, conosco una persona che ha finito in ospedale tre volte e ha perso un bel po' di forza. Ho notato. Esatto, pure amici miei. Meno male, io ancora no. Però, meglio salve, signore, lei è mai. Perché non lo conosce il nuovo giornalista. Oh, buonasera signori, io mi chiamo Felipe, con chi ho il piacere di parlare. Ah, piacere Felipe, Judas Kane, come sta? Molto piacere, tutto bene. Tutto bene? Oh. Sì, tutto bene. Sono contento che sia stato Totò. Molto piacere, Totò. E la signorita? Elisa, Elisa Smith, la signorina che porterò a cena presto. Molto piacere. Elisa. Adesso mi dispiace che devo scappare così di fretta, però devo parlare con la signorina dei Yellow Jack, mi perdona. C'è stata la rapina di armeria, io devo un attimo capire che sta succedendo. La rapina quella di oggi pomeriggio, ho sentito... Ma che è successo? Povera Zoe, devo andare subito a controllare come sta, arrivederci. Hanno fatto una rapina in armeria. C'è stata una rapina di armeria, ho scoperto che la signorina Zoe stava presente, quindi devo capire un attimo Oddio. Che succede. Volevo chiederle due cose. Vabbè, poi mi racconti il giornalista. Ma verso che ora? Mi hanno detto che era più o meno le 4 in media. Sì, più o meno è quella, bello. E vabbè, comunque penso che prima o poi vedrete l'articolo in Wesel News. Voi seguite pagina sul live. Madonna, è bello che gli ho scritto: vieni un attimo su in palestra a fare un po' di yoga. Lei fa: no, passo un attimo nella Maria, poi vengo. Infatti, lei è più venuta. Ha detto: ma che cacchio. Magari non è più venuta poi. Adesso, infatti, non è più venuta poi. Esatto. Un saluto, signori. Buona serata. Buona serata a lei, dottore. Zoe! Pronto? Come stai? Non male. Ma hanno detto che sei beccata la rapina all'armeria? Sì, la rapina d'armeria, l'rapimento davanti agli Yellow Jack. Non hanno rapito me, però. Chi ha rapito davanti agli Yellow Jack? Hanno rapito... come cavolo si chiama? Edoardo Shalif. E chi è? Collega di Orlando, quello che hanno vigneto sopra. Ah. Madonna, infatti ho sentito adesso che è stata... Madonna, bello che mi ti ho detto, vieni su a fare yoga in palestra, un attimo che passo in armeria, detto. Sì, perché mi è venuta a prendere... Non fossi mai passata in armeria... Ma io non ci volevo manco andare, Edward ha detto, dai, vieni a provare le pistole, dai, perché io non ci volevo andare a prenderla. E alla fine sei beccata la rapina. Ma cosa hanno fatto lì, scusami? Nulla, sono solo entrati con maschere, poi Edward è un po' sciocchino, aveva 5 pistole addosso per non fare avanti e indietro. E quindi hanno preso 5 pistole che aveva lui e mio taser. Hai denunciato il furto del tuo taser, vero? Sì, abbiamo denunciato tutto. L'ho anche già rifatto, taser. Però sì, abbiamo denunciato subito. Ho chiamato subito Sheliff appena ho ripreso il telefono perché ce l'hanno tolto. Ma avevo dato a piacere dal discount, è stato subito a prendere il telefono. Sì, abbiamo preso il telefono. Non si prende più il discount comunque, siamo andati a Dayfluid. Ah no, non si prende più il discount? No, a Dayfluid siamo andati. Ah, madonna, vabbè. Comunque, vabbè, allora ci sentiamo poi. Va bene. Sì, ora sono Yellow, se vuoi fare un salto. Sì, adesso passo magari. Va bene, ok. Ciao, ci sentiamo allora. Ciao. No, sta bene, Zoe, sta bene. Marco Bangone. Ok, grazie. Vabbè, Totò, tu hai perso, ce l'hai ancora le chiavi alla bici o no? Ti porto dove c'è la macchina allora. Sì, andiamo al tuo garage e poi devo andare nei miei pensieri. Beh. Perché in serio.
So, hopla. Mi raccomando, fate attenzione. Dov'è che hai la macchina? Ah, garage centrale, direttamente. Ok, perfetto. Se vado tra i miei pensieri. E poi mi butto una vanilla, sono già niente da fare in giro. La vanilla? Ma quando fa sta macchina? Mi sembra abbastanza veloce. 140, 150. Cioè si può arrivare abbastanza veloce, che è successo? Ma che è successo qua? Che è successo? Che è successo? Andate, andate, per favore. Ma che è successo? Perché hanno... le ruote bucate. Quindi si giura, perché... che è successo? Le ruote bucate la macchina. È appena partita dalla vanilla, vai vedere. Judas, che ti è successo? Eden. Signor Kane? Aspetti un attimo che non sento un secondo. Mi dica? Eden. Eden, come si scrive, signorina? Aden o Eden? No, con la E. Ok. Edel, bel nome, sai? Grazie. Sì, era abbastanza biblico anche il suo. Sì. Sì. Madonna, i miei pensieri. Io mi chiamo Judas Kane, quindi direi che... Entrambi abbiamo un nome piuttosto... Sì, potrebbe essere destino. ...particolare. Magari dovevamo incontrarci. No, sto scherzando, signorina, non sono di queste battute squallide per rimorchiare una signorina. Sì, esatto, anche perché non so quanto potrebbe essere. È tua la macchina? Il ragazzo con è tua? Ah, no, ma si crea. Ah, no, è tua la macchina lì? Mia? No, la macchina lì, sì. No, non è nostra. Ah, no, pensavo fosse tua. No. È di Jerome, credo. Ma che è successo? Te l'hai visto? No. Semplicemente era qua in mezzo alla strada e sono arrivato con la moto e... Sta bucata. Boh, vorrei chiedere un attimo a lui, magari lo sa. Quindi lei è fidanzata? Buongiorno. Buongiorno. Ma che è successo con la macchina, lo sai? In realtà sono appena arrivato, ho provato a chiedere, ma non mi hanno risposto. Mi hanno sparato. Quando? Ieri. E perché? Perché devi aspettare un attimo, aspetta, mi sto ricevendo una chiamata, arrivo subito. Okay. Non ne ho idea, sinceramente. Non lo sappiamo. Ma che è successo, Fede? Come stavi raccontando? Mi trovavo al posto sbagliato al momento sbagliato. E dove si è piata la parrotta? Pallottola? Tre pallottole. Pacca miseria, e dove? Spalla, vicino al polmone e sulla gamba. Ma no, per fortuna niente di grave. No, sono vivo, ma ieri non respiravo più però. Porca miseria. Ma dove? Non ho ancora capito, dove è il posto? Davanti allo Smoke on the Water. Ah. Mamma mia, che brutto posto. Lì poi è un posto frequentato. Sì. Karim. Chi è che mi chiama? Sì? Ma... Ciao ragazzi. E non ci hai detto di venire a prendere. Ha detto che veniva da cura centrale, eravate un po' tutti, no? Gli altri non so che vi siamo fermati. No, sono andati. Vabbè, a Haiti. Ah, come da Haiti? Che cazzo stai dicendo? Sì, sono trasferiti tutti. Vabbè, ciao Elisa, ci sentiamo. Oh, ciao, ci vediamo. Ciao. Ma cosa è successo qua? Ma che cazzo? Praticamente non si sa. Vabbè. Mi dispiace. Porca troia.
No! Ma! Aiuto. Ma! Attento! Aiuto! Attento! Sceriffo! Ah, dai, mamma mia, che queste cose strane avventure. Niente, che c'è un ospedale. Anche no, va bene. Ma tu, ma che è qua? Una foto. Tutte insieme sono. Miseria. Salve. Buonasera carissima. E su? Sì, sto in palestra. Ma ti infogni a paleto tu, mamma mia. Beh, guarda, sto a preparare gli approvvigionamenti per lo scarico di domani, quindi è un lavoro continuo. Però tempo pensavo di scendere. Che? Frutta e frumento, insomma. Ah, quindi devi stai chiamando tutti i contadini. Sto preparando, sì, così quando domani mi arriva il glutammato sono pronto per lavorare. Mamma mia, quindi saranno se quelle gente si sta muovendo lassù. No, sto per la coe anche, stanno forse qualcuno sopra. C'è Said, credo. Tanto lavoro, no? No, niente, non lavoro. C'è nessuno, no. Ho visto un po' di movimento in città, io infatti sono giù da downtown ora. Ok. Fammi sapere, se due state, tra un po' scendo anch'io, svagando un po'. Ah, guarda, sinceramente io non lo so, quindi... Yellow vedremo. Jack? Non ci sono ancora passata, ma penso di andarci, ah. Perché c'è la... C'è cosa... C'è Zoe che ha ricevuto subito una rapina. Ma davvero? No! Sì, all'armeria, quindi... Ah, stava in armeria? Ah, sì. Ho capito, me l'hanno raccontata questa. E ha subito una rapina. Non sapevo che ci fosse anche Zoe quando è successo. Sì, c'era anche lei. Infatti adesso vado a trovarla su a Loiello e vedo come sta. Ok, semmai ci vediamo lì più tardi. Sì, prendiamo una cosa da bere. A dopo, buona cosa, ciao ciao. Ma prima che andassi a cena, mi avevi detto che ti servivo. Mi sei ricordato adesso. In che senso, scusa? Non so, prima che andassi a cena sì, te faccio sapere quando sono pronto, non è pronto. Ah, va bene, ok. Non mi hai così, mi sono ricordato ragione, adesso. Hai ragione. Vabbè. Niente, allora dopo. Ciao, ciao. Ah, ciao. Pa 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 pa.
Ora si sta riempiendo il server, 76 player. Oh, grazie per il follow, Acrelia. Grazie mille per il follow. Oddio, faccio un frontalone. Poi dalla a guardare la live. Hello. Ma che bella sta macchina. Ma che bella è sta macchina. Ehi, dimmi. Qualcuno ha l'erba medica? Io, vedi. La dai a mio fratello, per favore, che topica. Oh, ciao Giacomo. Giacomo, allora io sono 4 giorni che ti... Te la faccio togliere macchina. Ma dove l'hai trovata sta macchina? Quanto ti devo? Ti buco l'uota. Che macchina è? Perché? Che macchina è? E come funziona questa cosa qui? È da fumi. Ma cos'è sta? E non c'è lì, non c'è. Fili nel culo, vedi se. Sì, te lo do io, te lo do io un accendino, tieni. Madonna, tanto io non fumo. Tieni. Dove cazzo va questa macchina pure? Marco deve aprire sto cazzo. Oh, ma sta macchina qua dove l'hai trovata, Doggy? Allora, vediamo un po'. Quale sezione? Ma cazzo vuoi? È una mascola. Hai visto che bella, Giacomo? Minchia, stupenda. Ma che cazzo è? Già l'ho buonasera, Crelia. Buonasera, benvenuta in live. Ma me la voglio lollare. Vieni, Zelda. Il problema è che non la vedo. Sto cercando, mi serviva una gamba. Passami l'accendino, poi mi dimentico. Grazie mille. Buona fumata. Anche allo Yellow Jack li vendiamo, eh? Tu ci vedi bene, Elisa? Sì, perché? Sembra che Zelda. Ci fai una foto, per favore? Sì. Che devo vedere la sua pagina. Porto, cazzo, ma... Minchia, che botte. Toglietevi. Ora si chiama meglio. Ciao, Marco. Vieni l'intruso. Marco, t'ammazzo. Mi serve del Marco, t'ammazza? È vero? Io non ne ho. Ma che volete che sia del palco anche? Non ho manco veicolo, sì, non ho niente tutto, più ormai. Cioè, parla bene, non lo so. Ok, così, vediamo. Vabbè, faccio proprio vicino anche. Andrew. Eccolo qua. Aspetta, c'è una fighissima idea, guardati da qua. Così è scritta Yellow Jack, si vede. Però c'è Marco in mezzo alle balle. Quella con la macchina in mezzo alle balle. Esatto, sposta la macchina! No. Sposta la macchina! No, vabbè, facciala solo di fronte, non è problema. Che si deve dare la scritta. Vedi, ora si sposta. Madonna mia, lo uccido, eh. L'ho ucciso. Ok. Perfetta. Quello non la vola mai. Me le mandi via mail? Sì, te ne faccio l'ultima. Se vuoi. Così viene, magari siamo sicuri. Perfetto, mando via mail, guarda. Sto vedendo se c'è un taxi. Eh no, sono andato per città. Come ti sei, c'è un taxi, ti accompagno io, dove devi andare? A prendere la macchina. E ti accompagno. Che la mia è la sua paletta, lì ma sta chiusa. Perciò la chiave. Accompagno io, tolno. Ti accompagno io se vuoi, sennò. No, non oh ti madonna, mi violenta. Ti violento molto volentieri. Cosa? No. Marca, come va? Bene, tu? Tutto bene, dai. Tu lì in palestra? Tutto bene, però ho saputo che ieri sera, notte, dopo che sei stato via tu e gli altri, hanno fatto una rapina. Ah, oddio, addirittura. Cioè, veramente dopo neanche 5-10 minuti che voi ve ne siete andati, sono entrati dentro 4 uomini armati e con la maschera e hanno fatto la rapina. E vabbè, madonna, tra ieri e oggi hanno fatto favilla allora. Sì, oggi era l'armeria anche. Sì, mi ha detto prima Zoe. Oh Marco, apriamo il mouse, dai, ti prego. Ma cosa dovete avere, ragazzi? Oggi non l'avete aperto. No, Zelda, no. Non voglio io no, non so se... Ah. Perché non l'apre adesso? Sai quanta gente verrebbe? Domani preferisco, sinceramente. Senti, bello stasera o apri tu? No, domani. Dopo vediamo.
Ma per, fate solo modifiche estetiche o tutto? No, 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 tutto completo. Minchia, allora c'è un'attesa infinita da fare se modificate tutto. Che azzoppa. Io donna. Ok. Solo io lo Jacko, come da una macchina nuova. Ho provato una cliché, È una bomba, però non aprono il mostri, quindi non la posso modificare. Però già così è una bomba. Ma lì era anche bella questa, le sa anche bene il color nero. Sulle ruote quelle... Quel bordino lì è scritto Atomic, mi sa che stona un po'. Eh? Il bordino con scritto Atomic stona un po'. Cosa? Dicevo con... Sulle ruote, il bordino con scritto Atomic... No, ti spiego, perché questa qua se la modifichi... Cioè se ci vedi il libretto, c'ha un bordello di modifica. Quindi immagino che diventa tipo una striscia bianca al posto di Atomic su un altro paio di ruote. No, io preferisco queste ruote. Allora ti dico soltanto che c'è questa macchina, diventa tipo una roba allucinante. Cioè? La modifica se voleva fare la marra. Oh, bella. Ma dove ce l'hai il motore davanti o dietro? Non so, davanti. Davanti ce l'ha, dai, dai. Bene, ciao. È davanti il motore, vedi. Guarda come si muove, oh, guarda come si muove. Un attimo al Mosley che arriva. Come al Mosley? Lo apri? No, no, devo controllare una roba io. Ciao. Ma voi come mi vedete? Rosso come al solito. Esatto. Sto facendo salti nel tempo? No. Hai visto? Sei tu. Drogata. Ma? Zelda? Ecco, si è rotto. Sai che si è rotta lei. Mi sono rotta io? Ah no, ora ci sentiamo. Ok. Torno su in palestra ed era un po' che fanno. Salve. Buonasera. Buonasera. A posto? A posto tu? Bene, bene. Bon, ci vediamo su in palestra magari i prossimi giorni, dai, sì, ciao. Sì, ciao. Via, 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 via. Via, via la polizia, via, via la polizia. Oddio. Ma sempre la paura vedere appare questa macchina qua che attrazione anteriore. Sempre un grosso rischio. Oh quante madonne. Ecco qua. Opla. Ah, stronzo.
Porca miseria. Vedi che perde aderenza sta macchina, si gira subito. Oh, posso fare solo il dito meglio. Che? Ta. Che? Quanto cazzo sono tutti ciclisti? Curva della morte. Ma ah, chi c'è lì davanti che corre un pazzo? Ma che cazzo? Cazzo è una macchina velocissima lì su. Ma opla, che c'è qui in palestra? Oh, ma dov'è lui? Cento di grano, frumento. Una e una. Poi queste cime di marijuana, guarda, ma non lo so io, boh. Erba medica a 100, cioè barretta energetica del 96, madò. C'è ancora la macchina di Gretto qui, mamma mia. Ci sta qualcuno al morito? Ma che cazzo? Vabbè. Sì. Con la bandanata di nacchia. Sì. C'è nessuno, che casino di macchie. Non c'è nessuno a Paletto. Qua. Mi scade la mia patente.
Il 13. Ops. Non c'è neanche Steve, non c'è nessuno in palestra. Dove cazzo sono tutti? Andiamo a vedere in qualsiasi posto in cui può esserci gente, non c'è nessuno. Ma che c'è qua? Ah, raccolta bombe. Gomme. Pronto? Signorina Elisa? Dove si trova lei? È successa una situazione piuttosto incresciosa. Oh. Sì, mi potrebbe raggiungere quanto prima, anzi direi anche immediatamente, al concessionario di Paleto? Sono già al concessionario di Paleto io. Cioè, quindi qui in zona, sono a Paleta? Esatto, è al concessionario, l'aspetto dentro, grazie. Va bene, perfetto. James Callan. Pronto? Contromano anche no, dai. Ma come contromano? Cosa? Sì. Quando? 30 secondi fa. Ma c'era un camion, c'eri tu in mezzo, non so chi c'era, ecco. Non c'era un camion. Vabbè, adesso andate a cacciare il paletto. Vabbè, va a vedere cosa vuole il mio capo. Ah, c'è il tuo capo allora. Sì. Boh, vabbè. Ci diamo un giro, ciao. Ciao. Finito di girare vuoto, Poggius, ciao. Steve, va, preleva un attimo, arriva. Oh. Ok. E ciao Elisa. Ehi. Ciao Elisa, come stai? Sto bene. Eccomi. Vengo. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera, signor Dorian. Lei è la mia dipendente in questione, la signorina Elisa Smith, se non vi conoscete già. Ah, salve. Sì, forse siamo già visti. Sì, forse ci siamo già visti una volta, ma lei ha sempre lavorato in palestra? No. In passato ero poliziotta. Ah, e vero. Poi sono uscita dalla polizia e sono andata in palestra. Ecco, sì, l'ho vista in polizia. Un occhio, signor Dorian. No, è che sai quante persone... Allora, vedo tante persone... Ah, è vero, lei è venuta anche a fare rinnovare le patenti. Esatto, una volta, sì. Quindi, Steve, il allora, prezzo è quello. Allora, siamo qui perché... Elisa? Mm? Visto che vi siete comportati in modo meraviglioso e tu e Said siete i migliori dipendenti che potessi sperare, la mia bontà non ha limite e sono deciso di regalarvi un auto per uno, la potete che volevate. Siamo qui per intestarti la tua Easy Classic. Grazie. Ah, vedi? È un piacere. Grazie mille. È un piacere avervi come dipendenti, ve lo meritate. Sei molto gentile, grazie mille. Eccoci. Ok, allora facciamo una cosa. Se mi puoi dare un attimo i documenti. Io? Sì, perché così ti lo metti in testo già direttamente la mattina dopo. Ok. Ecco qua. Ecco qui. Ok, a posto. Ok, te li rimetto qua sul tavolo. Grazie mille. Grazie. Ecco qua.
Ok, Steve, il prezzo è quello dopo, se mi puoi cominciare tutto. Ho già mi hai dato tutto, io non me ne sono accorto. No, ancora no. No, ok, no, è perché mi sono distrotto prima di chiamare. No, 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 vista la situazione generica in città, giro a $0. Sei rimasto al concessionario, sì. E ti dà soldo, le dà soldo di patenti, ok. Dove il bancomat è uscendo, Steve, su sinistra e poi giro di nuovo sinistra. Te lo trova dopo sulla destra. C'ho capito un cazzo. Se no, di fronte alla sceriferia, se no. Vabbè. Vengo a fare le dote. Aspetta, allora. Fate. Aspetta qua fuori io. Allora nel frattempo comincio a segnare. Ok. Ma bene o male problemi di one sync. Problemi di one sync sono. Capita ogni tanto, vedi, 92 player. Capita che ci siano qualche veicolo un po' qua di là, un po' sotto sopra. Cioè, per il resto non sono ancora così così. Poi dopo, quando siamo a 120, diciamo, ci sono un po' più di carrier. Un po' sotto sopra, un po' così così. No, ma capita solo quando siamo tanti player. Ma è normale, per colpa del one sync che è scarso. Ormai è normale vederla. Ah. Facciamo l'unplan. Buonasera. Hector, vai. Dimmi quanto costa l'auto, tutto. Ho già fatto il calcolo, viene 28,3 e 25. Già fatto con le tasse? Esattamente, sì. Ok, a posto. Quando hai bisogno, così andiamo a prendere le auto e devo andare a prendere altre auto. Preferisci che te le do adesso o ti faccio il bonifico? Fai una cosa, fammi un bonifico all'81. 81, perfetto. I clienti che arrivano e già sanno le tasse, tutto. Top. È una cosa assurda. È andato allora la passeggiata fino al batto. Ho fatto una corsetta in palestra, ormai sono allenatissimo. Ottimo. E li do contanti? Sì. Rifà la somma che non ricordo il numero. 26.250. Dai. Allora, un attimo solo che faccio l'ordine. Prego. Erano le auto, se me le ripetete un attimo per favore. Said. Certo, allora, le auto erano AC Classic. Ma chi no, non l'hai visto prima, era Raiello con me. C'era anche Marco prima di lo Yellow Jack. La Easy Classic si chiama Winnie Easy Classic, dovrebbe chiamarsi, giusto? Oddio, un attimo. Buonasera. Sul catalogo non so se si... Salve. Marco. Ciao. Ciao Zelda. Vabbè, proviamola un attimo. La provi un attimo, che sennò... Allora, Winnie sei classic, prova, Sì, è giusta. Thank you.
Ah, era sì. Oddio. Quella? Sì, sì, ho Winnie sì classiche. Sì, sì. Quella da 10.000. Ok, ho fatto. Perfetto. È arrivato il bonifico Don? Penso di sì. Un attimo solo che controllo. Sì, è arrivato. Ok, ottimo, è arrivata ottimo. Anche quest'altra. Che macchina era a te, la Washington? La Washington tra le berline. Albany Washington. Sì, è fighissimo. Cioè, tu prendi qua, prima vai qua. Qualsiasi altro tu vuoi provare anche. No, queste no. Azienda. Tipo veicoli. Ok, Albany Washington. Quello da 27.500, nelle... giusto? Esattamente. Ok, le misc, tipo puoi provare il... Sì, è arrivata giù a... Ah, fuck it, non puoi provare. Signori, voi avete bisogno? Noi dobbiamo fare io e il rosso dobbiamo fare la patente. Rinnovare? Sì, rinnovare. Fare? Rinnovare, ok. Potete fare... Buonasera. Potete aspettare un secondo che risolvo un attimo con loro, vado a prendere le auto e tutto. I PMC e poi provare tutte le auto. Risolvo un attimo questa questione delle auto e poi sono qui a fare le patenti, sì, va sì, bene? Sì. Mattia, patente dove? Dai un'occhiata all'esercizio, per favore. Non c'è dare. C'era prima. Fate un'altra chiamata, per favore, se non lo trovate. Vediamo a Sandy allora. Sì. Eccolo là, Darren. Dov'è? Di tanti. Oh, là. Oh, aspetta. Oh, Darren, ci sta Zelda di... No. 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 Ho perso le chiavi, no. Aspetta, io c'ho solo un posto io. Anche Said. Aspettate un attimo. Hector? Hector? Sì? Ti va di dare un passaggio? Io non deve più esserci. Sandy? Sì, sì, va benissimo. Grazie. Okay. Beh, grazie. In teoria non deve più esserci sto bug della distanza. Prego. Said, lo prendiamo. Aspetta, dobbiamo prendere Said. Va con là, va con lui, va col titolare. Ah, ok, a posto. Signor Steve, una macchina del genere non le piace? Questa qui? Guardi gli interni, guardi tutti i comfort. Molto, molto bella, mi piace tantissimo. È uno stile di macchina che mi piace moltissimo. Io questa manca... sto cercando di venderla a $12.000 in meno quanto l'ho pagata io. Mi sembra un buon affare. Quanto la vende? Quanto vuole? A 20.000. Beh, buono. Porca troia, che bug, questa qui è bruttissima. Siete interessati per caso? No, grazie. Mi piace molto, però... Beh, di certo è molto elegante. Infatti quello che ho acquistato ora a gusto mio è sempre elegante, però un po' più piccola. Ma... Perché in pratica... Beh, il fascino di questa ammiraglia macchina qui, ok. Miraglia. Che ho parcheggiato qui. Sono andata a provare l'altra qua giù. E sei tutta lontana troppo dall'auto. Un po' più stilose, ma cabrio. Si buggano. Si buggano la proprietà e quindi la perdi. Invece in teoria adesso però una cosa figa è che se tu quitti dal server, diciamo che le cabre non, diciamo, non vado matto, parcheggiata e non perdi le chiavi. Preferisco le berline. È un po' strana come cosa il fatto che se ti allontani troppo le perdi, se quitti invece no. Però purtroppo è così, cioè in pratica se tu quitti, ripeto, o questo sempre gusto personale mio, sei in macchina oppure crashi mentre sei in auto, ti risponi con la macchina dentro la macchina, molto grande, anche quella ammirata, dentro l'auto, oppure se la parcheggi poi quitti e torni la macchina te la ritrovi dove l'hai quittato, ti rispona, giusto, esatto, ti si salva. La drop è anche molto interessante, però se diciamo che troppo, più o meno no, lo stesso problema di questo per me è grande, è una cosa brutta, anche se è molto carina. Adesso anche se tipo ora c'è il GPS sull'auto, la vedi spostarsi. Questa se 17 la macchina, la vedi spostare tipo la tua macchina in giro. Ma se non sei lontani troppo da te, tipo se ti trovi downtown, la vedi girare tutta da lontano.
Di certo non l'ho presa per il bagagliaio, ma no, per certo, il fattore estetico. Quanto bagaglio ha questa? Come sembra molto grande? 17 kg. Madonna. Sì, pronto. Come avete fatto? Avete fatto già un incidente? Peccato. Aspetta, vi veniamo a prendere. Oh, madonna. Mandami la posizione GPS. Siete in... Come siete? Ma... Non ho capito. Ciao Pogius, ci vediamo. Grazie per essere passato. Va bene, siamo arrivati a Sandy Shores. Due di noi aspettano e il signor Rector vi viene a riprendere. E poi il meccanico arriverà. Va bene, grazie. Sì. Grazie, ciao. E sembra che abbiano avuto un incidente. Allora, se ci lasciate a Sandy Shores, poi andate, sì, a riprendere. Sì, vado a prendere io. Sì, perché tutti quanti non c'entriamo. No. Tornando a meno che uno non lo mettiamo nel baule, volentieri. Sì, infatti. Guarda, opla. Guarda, vado un attimo. Aspetta, oddio, che mi dovrebbe mandare la posizione. Sì. Vado un attimo nei miei pensieri, io e arrivo subito, però. Okay. Pensi pure. Ragazzi, mi rivolto un attimo dal PC, arrivo subito. Live, rieccomi qui. Ma c'è Gretto? Cos'è? Ah sì. Boom. Eccola, vedi? Ah, eccomi, ero lì dal dietro un pallet. Sto aspettando il concessionario e il mio dipendente Said, che hanno fatto un incidente e stanno per arrivare. Ho capito, ho capito. Ah, ascolta, ti posso chiedere il numero di Don Marco? Se ce l'hai. Perché mi fa questa domanda? Oh, stamattina mi hai detto del centro di riabilitazione per fare la festa. Ah, ok, allora sì. Ah, ok. Scusa, non me lo ricordavo. No, non ti preoccupare. No, io non do i numeri a tutti. Mi tendo a proteggere i miei amici. Dovreste no, essere sì, sì, chiaro, fortunato chiaro, di chiaro, questo. Chiaro, chiaro. Poi che ce l'ho ottima scelta. È un altro discorso. Mi ero andato a prendere il dolce, signori. Scusatemi, sono andato a PC. Ho preso... Trattino 4058. Ho preso la crostata di albicocche. Mm. Perfetto, grazie mille. Sì, sì, vedrai che con Don Marco troverà la soluzione alle sue ricerche. Ottimo, ottimo. Allora proverò a contattarlo. Come mai? Che è successo? Vuole fare una festiccia, diciamo un evento, una festa, diciamo, sì, sul verde, macchine elettriche. Sì, sull'ambiente, lato, così. Esatto. Io macchina mai. Elettrica. Anch'io ho la macchina elettrica. Anch'io, brava, abbiamo tutte la stessa macchina. No, io no, non la stessa, però ho una macchina elettrica. Visto perché mi state simpatici?
Ah, ottimo. Rispettiamo l'ambiente noi. Che gioca davanti alla palestra tutto il giorno. Quello purtroppo. Mannaggia, vero, quella lì. Devo ricordarmi di non chiudere la macchina. Succede. Perché sennò perdo le chiavi. Quello è il problema. Noi siamo venuti dal concessionario e ognuno stava con la macchina sua. Abbiamo provato le macchine quando siamo usciti. Tutti quelli. Poi ho provato a sai con il VR. Esatto, quello che ci vede. Ah, abbiamo provato la Raiden, che dovrebbe essere la sua, giusto? No, la mia Resurge. Ah, ho provato anche quella. Sì, bella, anche la Raiden è molto. La Surge è più l'utilitaria, più per la città, quindi infatti quello l'ho comprata sì, io. Anche la dilettante avevo provato io. La dilettante? Sì. La dilettante non è elettrica, però. Sì. La dilettante è elettrica? Sì, sì. Aspetti che controllo se... Ma sei serio? Il nome. Guarda, è quella che ha scelto Said, è quella che si è comprato Said adesso. Sì, sì, quella sono sicuro. Compatta rossa, quella lì? Esatto. Sì, 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 sì. È elettrica. Sì, non sì, lo sapevo. Adesso la vedi, l'ha comprata Said. La compro anch'io allora. Ormai ti ha già comprato. No, no, ma in futuro. Scherzo, scherzo. Devi sapere, detto che questi due dipendenti si sono guadagnati la mia stima e gli sto regalando una macchina per me. Accidenti, che fortuna. Eh sì, sono proprio il miglior acquisto che potessi sperare. Bene, bene, grazie. Bene, molto bene. Perdonatemi se vi mangio davanti. Prego, prego. Nessun problema per me. Sì, niente, volevo coinvolgere un po' tutta la città, sa? Noi grossisti abbiamo a che fare con molti business. Attività e quindi non so, coinvolgere i concessionari con le auto elettriche o se non le hanno con le loro macchine, quindi per farsi pubblicità. E i concessionari hanno in dotazione anche le macchine elettriche, ecco, le Toyota sarebbe, Prius, quindi sarebbe fantastico, cioè così anche per dare un po' di movimentare un po' questa città, così una qualche festicciola. Volevo ingaggiare la cantante che ha vinto a X Factor di Alvanilla. Per cantare un pezzo originale e così. Buonissima la torta. Poi stavo andando a Tequila per vedere se riuscivo. No, a Tequila, qui allo qui allo Yellow Jack per vedere se riuscivo a beccarla. No, non penso. Come mai? Beh, sono passata prima e non c'era, mezz'oretta fa. Ah, ho capito, capito. Poi c'era solo Zelda e basta. Vabbè, allora vado magari a chiedere se hanno il suo numero di telefono, perché l'ho provato a contattare su Facebook ma non me l'ha lasciato. Andrò a vedere un po' di sondare il terreno così. Va bene signori, buona serata allora. Ciao Gretto, ci vediamo. Buona serata Gretto. Sì sì, anche a voi, ci vediamo in palestra. Ci vediamo in palestra domani mattina. Sicuro. Sicuramente. Stai bene, rispondo. Oh, Lifebook. Oh, Said, che fine ha fatto? Ah, ok. Va bene, siamo qui a aspettarvi. Ciao. Fate io sta foto prima. Che in pratica questo è un postaccio, capito, lì? Che non si sa mai chi può entrare. Io ho fatto pure uno sbaglio, ho prelevato più soldi di quanti me ne serviva da prelevare. Quanti ne hai ora adesso? Purtroppo ce ne ho 14k in tasca. Madonna! Sì, ho sbagliato di brutto. Dice non sa se è dal... Vediamo... Prendo di auto... guarda che c'è un banco qua dietro, Fa prima venire qua, fammele controllare. Sì, ma non funziona. No, no. Perfetto, no. A più tardi. Oh. Te l'ho trovato io il meccanico. Ah, ottimo. La prima la dilettante. Ma la macchina elettrica la dilettante? Sì, sì, elettrica. Io lì. Ma non lo sapevo. È ibrida. Scusa. Complimenti, Said, ottima scelta. Grazie mille. Non è quella che ha preso tu? No, io ho preso la Issy. No, intendo quella che tu già aveva. No, no, non è questa. È un'altra. Perdonami un attimo. Ok, certo. Dai un attimo i documenti. Certo, certo. E tu quale aveva preso? La Surge. Surge. E dopo te guarda. Ma dove si trova? In che...
Perline. Ok, ok, dopo te guardo. No, perché vedeva l'elettrica. Grazie a mille. Grazie davvero, eh? Prego. Ok. Passiamo alla prossima. Attento però. Scusi. Eccola. Ah, vedi. La molto bella. Mi faccio fare colorata a Mr. Bean, poi me la faccio colorare. Bella, bella. Verde tetto c'è nero, faccio fare. Ok, i documenti dato li ho presi prima. Sì, sì, i già presi prima. Quindi. Qua. Grazie per le chiavi. Ecco qua. Grazie. Tieni. Perfetto. A posto. Se mi date un secondo, anzi, se dovete andare, prendete le auto tranquillamente. Che io faccio al signore. No, perfetto. No, se poi le bisogno di passaggio, non so. Ovvio, perché no, sono vabbè, scesa. C'ho, non si preoccupi, c'ho Hector. Andiamo, andiamo. Proviamola, okay, proviamo. Okay, arrivederci. Nulla, grazie mille a lei. Grazie mille. A presto. Grazie, arrivederci. Sembra potente, eh? Sì, un bello sprint all'inizio, però. Sembra potente. Vabbè, certo non la... Ho già sta 100. Sì, sì, io. Tira, tira. Madonna, tanta gente. Bello. Oh, grazie, faccia bene. Ma non state neanche a prendere le valigie. Non... Quanto è buffa sta macchinetta. Sì. Ma pure c'è quello sprint dietro, eh. Sì. E Said l'abbiamo lasciato indietro, avrà capito che siamo qui? Secondo me no. Gli telefono, va. Insomma, Lisa, ti piace sto pensierino? Grazie mille, veramente, cioè, molto... Said, siamo qui allo Yellow Jack. Sì, scusa. Dicevi? Grazie per... Per il regalo. Ciao nonna. Scusate. Ciao nonna. Ciao ragazzi. Senti nonna, posso chiederti una cosa? Dimmi. Si può fare, vero, il colore verde lime al tetto nel tetto nero stamattina? Solo al tettuccio? Dovrei riuscire, ci dovresti venire a vedere a Mosley. Poi veniamo. Se riusciamo. Fa la colorata, ecco, puoi immaginare. Ah, nonnina, mi sa che io devo aspettare però un regaz qui. E, vai a prendere te la cosa? Il Moonbeam? 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 Nina? Mamma mia, è venuto un ictus, non è? No, Nina! No. Sì, no, sì, no, no. Mamma mia, che paura! Stanno parlando della testa, un attimo! Sì, sì, arrivo, scusi! Sì, sì, tranquilli, tranquilli, no, nonna, nonna, no! Nonna! Mamma mia, sono veramente... Stai impazzendo, non la faccio più! È tutto il giorno in giro, dobbiamo, vero? Dobbiamo partire per Tahiti, questo che mi fa stressare! Come parte per Tahiti? Nina, basta, basta, non dico più! Sì, sì, parte basta, per Tahiti? Abbiamo detto basta! Sì, detto basta. Si è rotti le balle, signora, qui! Guardi! Ma come? Sì, basta, non basta stress, più. Basta società, andiamo a Tahiti, poi cocchino nel... Cioè, cocktail e cocchino e basta! E non trovate mai più? Basta, no, sono andata. Sì, sono andata, andiamo là, ci mettiamo nella spiaggia, basta. E per niente. Poi belli tranquilli, ecco. Così, e vabbè. Mamma mia. Mi spiace che ma no, ma sì, ma mo vediamo, insomma. Nonina, io comunque i voti li ho annullati, quindi ci sposiamo, sappi. Va bene. Ma che notizia ancora di sì, no, bisogna recuperare dopo 70 anni di... Chi vi sposa, donna? Ma mi sposo io al rito tahitiano, proprio, guarda. Il rito tahitiano. C'è il prete tahitiano lì. Ma cioè. Sì, ma tanto è sempre stata una roba simbolica, basta questa roba, insomma. Bravo, bravo. Abbiamo fuori gli altarini. Una cosa simbolica, quindi. Non sta capendo. Loro due si sposeranno. Ma scusa, nonna, nonno. Capila, se dopo da domani solamente lei, non è un problema. Non sto capendo bene cosa sta succedendo. Facciamo così, allora, nonnina, prima di annullare i voti, io ci sposo e poi annullo tutto. Vai, facciamo la mossa. Fatta. Va benissimo, benissimo. Fatta. Non sto capendo. Dopo andiamo. Mi sento un po' perplessa. Vedete che la cosa più normale è che ci è accaduta nell'ultima settimana.
E cosa avete visto? Che è successo? Troppo stress, troppo. Beh, mi hanno spalato ieri. Come ti hanno spalato? Oggi mi hanno lapito un altro davanti agli occhi. Ma io con Karim ieri. Ma con Karim tu? Mm-hmm. Ma chi vi ha sparato, scusami? Ah, saperlo, signorina. Quattro stronzi. A me arrivano delle chiamate dicendo il prossimo se te è vecchio, già basta, mo, cioè, mamma mia, non uno può fare il prete due secondi e subito si trova sotto i riflettori. Dov'è che eravate? Io ero... Mi hanno spallato dallo smoke a me. Allo smoke, è vero che c'era che mi aveva detto davanti allo smoke. A me le chiamate arrivano anonime, ero nel confessionale, ieri mi arriva sta chiamata, mi dicono prossimo se te è vecchio. Popelloni, fammi un favore grosso, mettiti dentro la macchina. Sì, che e non uscire finché non esco. Vabbè, va bene, non è... Legato. Sono un po' perplessa. Vai, sono. Vai, tranquillo, non puoi scendere. Io faccio fatica a capirvi voi due. Faccio tanto da capire. Lui sei lotto con Leoni, ci sposiamo e poi toglie i voti. Dimmi. Ma quindi solo Popperoni, niente più donna, perché si sposa e lascia i voti. No, allora... poi saremo Popperoni e Cacenghi tutti insieme perché ci sposiamo, abbiamo deciso. Ma tuo marito Cacenghi? Quindi mio mamma partita. Domani si ritrova con un altro marito dentro. Sono ancora donna, io così faccio sta mossa. Prima ci sposiamo tutti. E poi sì, tipo io sposo tutti, incluso me, e poi tolgo tutti. Ah, è d'accordo basta, con la poligamia? Ma non è molto cristiano come quello. Deve riuscire a farlo nello esatto istante. Come i mormoni. Scusa, ma perché ti devi sposare? Ti devi far sposare? Cioè, Don Marco, sposiamoci con Don Marco. Cioè, facciamoci sposare da Don Marco, no? Vabbè, sì, l'importante è che non comunque sia troppo fa tutto, insomma, poi vediamo. Basta che dice, vi dichiaro marito e moglie. Una roba rilassata, comunque, sì. Finché morte non vi separe, tanto ci manca poco. Come a Las Vegas, che fanno quelle robe espresse di una notte, insomma. Esatto. Hanno già buttato via la valigia. Ma sì, ma facciamolo qua, lo fate qua, lo Yellow Jack con Don Marco. Chiama Don Marco, facciamo. Scusa, Felda, ma te non lavori al tequila? No, non sei sempre qui. Tanto no, mi sono licenziata dal tequila. Quando? Dato che comunque poi gli americani fanno tutte le robe a cazzo, i protestanti. Qualcuno dimmi. Ma se sei Maximilian in città? No, da una settimana sì, ci sta cercando un passaggio. Ho lavorato due giorni perché non io lo vado da lei, deve venire qua? Bello. Dove deve andare il professore? Il Popelloni, professore. Ah, non ho capito. No, comunque... Allora vali, portali qua. In tre? Sono in tre, io c'ho un'auto da due. Sono in tre. Va bene, devi stare all'ospedale, Alevo. Te lo porto direttamente qua. Ah, perfetto, ottimo. Ma che hai, Zach? Sono un po'... l'avviso io. Professore? Non sto capendo. E quindi niente, facciamo. Ma non c'è nulla da capire. Loro due sposano, tutto qua. Felice matrimonio. Va bene. Bloccate Cina, che è andato a fare. Adesso io lo dico, va bene. Ma venite qua? Perfetto, perché io proprio ci stiamo per sposare. Ma vi sposate, vi sposate? Dobbiamo solo aspettare Marco. Fatto. Sono rimasto male. Ma vi sposate, vi sposate? Sì, sì. Siamo lì abbleviato, via. Ma de prete non si può sposare? Mi sposano, Zoe, mi sposano. Prete, ma non è sposata, Cacenna? No, polegamia. Marito è d'accordo alla polegamia. Io mi trovo una di quelle confessioni protestanti che c'è tutte le bazze, no? Così, che si sposa tutti quanti, così. Ah, quindi lei non crede in monogamia, Don? Ma è tutto relativo, Zoe, insomma, poi l'importante è che ci sia la moglie. Non è più donna, non è più donna, ha strappato, ha sciolto il... No, adesso trovo la base e faccio tipo, rimango donna, però pastore protestante, che tanto qualche cosa, qualche confessione, quella con tutte le i cavilli la troviamo, mi informo e poi basta, insomma, facciamo così, insomma, ecco. Cambia chiesa e basta, praticamente. Un veloce cambio di abbastanza chiesa. Abbastanza strana questa situazione. Tanto mio marito gli va bene. Vabbè, finché tu lui è solo contento di avere una persona più a casa che gli dà una mano. Senta, signorina, se fosse arrivata anche lei, riveri di stress, da questo sono arrivata io la nonnina, capirebbe benissimo, perché guarda, non ci sta più dentro qui, guardate, mamma mia. Che noi gestiamo quanti? 10 ragazzi? Ma fate un lavoro enorme, complimenti. Sì, ma fa tutta roba, ma sì, sono pazzi, maledetti, c'è tutta roba. 24 ore su 24, i ragazzi del centro, le Popelloni, e nonina, Popelloni. Oh. Anzi, facciamo così, per Nostra Signora degli Smattafloni diventa una confessione separata dalla Chiesa Cattolica, basta, ecco. La roba. Fai una tua religione. Esatto, diventa una mia confessione protestante, tanto in America qua è tutto liberalizzato, no? Facciamo tutte le regole apposta e poi facciamo così, basta.
c'è anche Mattia. Facciamo una... prendiamo Mattia, ci fa la musica per la cerimonia e via. Bene, posto, posto. Ma non è una così brutta idea, dai. Posso accettarla? Ah, vede, vede, signorina. Tutto, poi diventa tutto più rilassato, mamma mia, invece che tutti sti casini uno dietro l'altro. Bah, che fatica, eh. Oh, Zoe? Ah, ogni c'è il DJ? La chiesa tutta nostra, non io, con DJ, Black Jack, sì. E squillo di lusso. Vai. Cioè, devi dire della festa. Ho parlato con Kalim, mi ha detto che mi faceva sapere. Esatto. Ora gli parlo. Con noi, cosa festa? Quando e cosa? Perché? Ma perché? Sì, è una festa dove si balla, si tutti ma fumano. Ma dove e quando? Se facciamo una facciamo la nostra chiesa. Spinte elogeni e squillo di lusso. Ora che non sei più agente puoi sballarti, eh? Sì, lo so. Facciamo un mega Gesù motorizzato, nonnine. Vai, lobotico. Esatto. Lobo esatto, Jesus. Vai. Lobo vai, Jesus. Vai, che tanto c'era già Gesù Omega Lasa nella chiesetta, quindi lo facciamo. Perfetto. A sua immagine e somiglianza. Perfetto. E però io voglio anche un santino mio, una fresco gigante mio. No, ma te lo sei comprato alla fine. Sì. Ieri sera ho detto, sai che c'è, da un fanculo, mi hanno spalato, sono quasi morta, me lo compro. Vabbè, giustamente. Io volevo comprare anche la barca, ma non ce l'ho in catalogo, devo arrivare. No, che barca? Quella mi compravo. Che barca? Il Sandlop. L'emblema. È bellino, veloce, leggero. Non potevano vendertela? No, perché è in catalogo, ma non c'è... come si dice? Non hanno ancora il follitole. Ho letto? Sì, ecco, sono Maximilian. Ma che cazzo sta facendo, pane? Il signore col caschetto facendo. Lì e i basettoni. Okay, mi ha detto la nonna che vi volete sposare, ma che è? Assolutamente sì, fondo una chiesa tutta mia con blackjack e squillo di lusso. Ma nonna, ma lei non è sposata con l'uomo che ama da 50 anni? Vabbè, certo, ma anche quella che è mio marito è d'accordo, gli sta simpatico, Popeloni. Ah, cazzo, quindi è una relazione poliamorosa. Voglio dire, alla fine io amo tanto mio marito, io a me Popeloni è solo grande affetto e basta. Poi io non sono geloso, dab, solita roba, insomma, ecco. Proprio l'ha appena frenzonata, però anni, io non no? So, ha appena detto che per lei provo affetto, quindi mi sa che andrà in bianco. Ma neanche Popeloni mi ama, è per l'effetto reciproco, però è amore platonico. Poi a un certo punto dell'anzianità bisogna darsi un supporto vicendevole, insomma. Oddio, c'è trippa. Vabbè, comunque dichiaro, da quanto che non lo vedevo. Dichiaro ufficialmente che Nostra Signora degli Smatafloni è diventata una chiesa a sé stante, separata da quella cattolica con, insomma, tutto quanto. Ecco. Siamo una ma chiesa Francesco l'ha avvisato? Scusi, come? Francesco. Lei che odiava i protestanti, mi scusi. Vabbè, però adesso ho capito un po' i vantaggi di sta roba qua, insomma. Certo. Ecco. Poi non è proprio protestante, diciamo che è più, insomma, una roba mia. Ecco. Anche ci siamo lotti coglioni, lui si è lotti coglioni di essere plete, e quindi basta. Buona. Troppe le stizioni. Poi tanto come un coglione ci chiamo... Ma non è una vocazione l'essere prete. Che... ma mo' gli parlo io, chiarisco un attimo senza problemi. Ma non è una vocazione? Ma Mattia, certo. Quindi non certo ha... che è una vocazione, però vabbè, voglio dire, va a varie confessioni, cioè la vocazione è sempre Jesus Christ. Esatto. Poi le altre cose... Ho capito. Cleto? Capito. Devo andare in centrale di polizia. Ci vediamo. Ciao, Claudia. Devi andare lì? Che sì, mi all'estero. Vieni un attimo. Come? Grande, ti fai arrestare? No. Sì, cazzo. Sì, domani no, devo parlare col capitano. Ah, ok. Oh, Gugi, come stai? Sì. Sei bello, con la bicicletta sono andato alla città. Madonna, bello. Che pedalata che ci fa. Sei il numero uno. Ma bella, ma tutta campagna la sono fatta. Bravo. Quella è bellissimo. Ci sono anche due, ho visto due specie di... una specie di range ho visto pure. Quindi conosci i sentieri? No, mezzo alle campagne proprio. Meglio. Insomma, una volta sono pure volato giù, una volta. Mannaggia. Bella, porta, scopri qualche sentiero bello e poi ci porti in giro tutti insieme, no? Facciamo una bella scampagnata in bici, mountain bike. Poi vediamo. Ok, che sto macello qua oggi? Più di gente oggi. Sì, rispetto a Vanilla c'erano molte meno persone. Ecco, ma diciamo. Infatti... la gente c'era a Vanilla. Ma infatti chissà perché non funziona. Ora qualcuno c'era, una decina di persone c'erano a Vanilla, però... Ma la Vanilla è molto... Guarda che bella sta macchina, questa voglio comprare. Questa bella gialla, tutta fagli, bella. Fagli vedere la tua. Elisa, fagli vedere. Guarda la mia macchina invece. Steve. Guarda,
Sì, non... Ho vado, vado, già ho capito che vuoi. Va bene, ciao. Hai visto? Quale? La mini? Sì. Ciao ragazzi, è più tardi. Sì, no, meglio quella, qua è più, molto più carina quella. Ciao Cusci. Oh, brigadiere, buonasera. Bella. Ti ricorda? Sì. E? Vabbè... Non volete parlare con lui? No, perché non te la vedi tu? Che è successo? E perché tu sei del proprietario del business? Ma io te l'ho detto quello che pensavo, sul medio discorso, quello mensile per me già va bene. Ok, io provo a chiedere allora. Sì, Arena. Sì, dai, ti do la delega. Ok, va che bene. È successo? Lui lo sa, dai, dopo te ne dico. Va bene. Com'è, signor? A dopo. Ok. No, beh, che non mandava testa. Salve, signor Mario. Non mandava testa sull'acqua, perché a me, capito? Mi dà fastidio sta cosa dei social. C'ho questo senso di repulsione, purtroppo. Ah. E quindi lui per la palestra ha detto a Said che ci pensasse lui. Siccome ci stanno dei vari modi per, diciamo, spingerlo, questo sito, questa pagina Lifebook. Sì. Questi boost, e allora sembra che quel signore lì se ne occupi lui. Sì, lui è il responsabile di Lifebook, come se andava a parlare con l'avvocato Pino Panari. E quindi ci sono diverse convenzioni, una da 7.006 al mese e una da 70.000 tutta la vita. Ah, Danny, ciao. Lo sappiamo, no? I business che funzionano non hanno bisogno di pubblicità. Chi fa pubblicità è perché ha bisogno di gente che ci vada, se no non investirebbe in pubblicità. Ora, il discorso nostro parla da sé, quindi penso che una cosa da $7.000 al mese va bene. Al mese? Quanti? 7.000? 7.000 al mese, sì. Infatti invece dei 72.000 all'anno, per tutta la vita. Meglio 7.000 al mese. Ah, sì. E quindi gli ho detto di incaricarsene lui, perché visto che io non c'ho manco il profilo. Oh, Cusci, si sono pestati, sono a terra. Sì. Chi? Guarda. Come? Che puttana, sono a terra. Ma no, che è successo? Ah, ma ti dato un cazzotto, il bastardo. E che c'entra? Ci pensano loro, io, non tu. Ma che è successo? È cletino. Gianna ti l'ha cazzotto per stronzata, io l'ho teselato, giustamente. Quell'altro cletino l'ha preso a pugni. Oh, no. Oh, però è caduto perfetto, sembra Cristo in croce. Ma Kacheng, ma ti pare? Vabbè, apposta per il matrimonio. Ah no, non è vero, non è cristiano. No, mi dispiace, però io facevo un'osservazione oggettiva, che è stato bravissimo a cadere così. Ma che è successo? 10:52 nell'arrivo, posso. Ma c'è stata una rissa tra John e Doggy Dog. Oddio, Kacheng. E niente. Kacheng? Ma è sparita. Bastano due secondi, cosa che è successo, un casino. Che è successo, mo? Vale bene dire Cristo in croce? È sparita la nonna, è sparita. Signore, bisogna che vi allontanate da qua, però, se no... Oh, mamma mia! Vabbè. E l'elicottero pure, la madonna. Ma io che? Hai visto quel coglino, Per un cazzotto. Elicottero per un cazzotto. Sono già sulla scena. Falco, non abbiamo bisogno di te. Oh, Zoe? Una, due, tre. Sei lì spazio. L'abbiamo già preso quello che ha. Che è successo al signore? Sta bene? Signore, allontanatevi dal corpo, per favore. Oh, mamma mia. E la madonna. Madonna mia. Mi allontano un attimo a prelevare. Sì, ma sotto sceriffo. Ma chi è quella terra? No, John. Chi? Ah, John. John. Non lo conosco. Ah, ok. Però l'altro, cioè, alla fine si può dire che era legittimo. Lui è che cosa è successo? Ma allora, Dog, spiegami un po', cioè, com'è iniziata? Io l'ho visto capaccheggiato e poi non l'ho più visto.
e Doggy l'ha salutato in maniera come saluta Doggy, cioè? John, tipo gli ha detto tipo ciao rincoglionito, una roba del genere, sì. Però è in stile Doggy. John si è girato, gli ha tirato un pugno e Doggy si è incazzato e gli ha tirato una coltellata. Sembra. Madonna. Comunque un pugno, nel dubbio un pugno. Sì, tutto il dipartimento di polizia sta arrivando. Madonna. E vabbè. Che medici. Ma Zoe l'ha teserato, chi? Già teselato John quando ho visto pugno, quindi Cletino non gli doveva tirare un cazzo. Sono uno io, che io dall'altro. Sono arrivata, ho visto John di colpo tirare un pugno in faccia a Doggy Doggy. Sì, perché si è offeso per stronzata, non ha capito che non si risponde con mani e parole, porca troia. Doggy l'aveva salutato. Io me l'aspettavo, ho tirato fuori le tese e l'ho teselato John, solo che Doggy si è girato e l'ha preso a cazzotti. E Doggy l'ha salutato e lui si è girato e gli ha tirato un pugno. Sì, salutato. Anzi, tra l'altro ho rischiato pure di prenderlo perché mi ha sfiolato. Quindi. Finalmente live, sì, infatti è tornato. No, vede. No. Sì, come se non era io, forse. Non so cosa abbia fatto. Allora. Signori, questo è il motivo per cui. Ma che è? Dopo un po' uno. Esatto, prego. Cioè, basta su sta violenza, su stress. Ma che palle, vedevo tutti per. No, Popelloni, vi vedevo tutti belli. Cazzo, tutti ho avuto un ictus, adesso vi vedo tutti. Oh, mamma mia, vabbè, nonnina, dai. No. Goditi questo. Popelloni, sei giovane. Vabbè, goditi questo momento di bellezza. Popelloni, quanti anni ha lei? 70, signorine. Madonna, li porta benissimo. Oh, grazie. Dottor Zillo. Sì, ma guarda, starzillezza mi deve venire ancora di più adesso, ci deve andare le balle. Non se ne vada, dai. È dentro la volante. Vabbè, prima o poi, una bella vacanza. Ma no, più tardi. Vabbè, dovrò pensarci. Appena mi arriva, appena mi dicono che ci sono i cosi, i biglietti pronti, io piglio, scappo via, basta, mi faccio... E poi sotto le palme guarda, col cucchino. Guarda che hai cominciato tu, sei colpevole quanto lui. Ma perché devi scappare? Ma vuoi mettere, signorina, che bella, che relax che deve essere. Ma posso immaginarlo, però. Tutto il tempo, basta, fuori dai casini, dai cose, tutte queste boiasse qui. Ma ha capito, però troppo, purtroppo, questa mia la vita quotidiana, Popperoni, come si chiama lei, Pop? Sì, sì, Zebedeo, poi Popperoni, Pop, mi chiama un po' tutto. Pop, Popperoni, sì, 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 mamma mia. E vabbè, mo vedremo. Insomma, gli ultimi impegni ce li leviamo e poi andiamo. Va. E niente, vabbè, faccia come vuole lei. Attenzione. Pure. Madonna, che strana roba. Che scena. No, io non ce la faccio più, guarda. Cioè, ma perché devono fare i bambini del cazzo? Vai. Quello che dice, mi ha detto vaffanculo che cosa. Che dopo tutti insulti non me ne frega un cazzo, tu non ti metti a fare le liste davanti al mio locale, testa di minchia. Già. Quell'altro che sempre esagera, io l'ho teselato John appena gli ha tirato pugno. Appena ho visto, io subito ho tirato fuori tese e l'ho teselato John. Non serviva a prendere e iniziare l'issa, porca troia. L'ha coltellato o l'ha tirato un pugno? Non ho capito un cazzo, io guarda. L'avrebbe steso anche a pugni, tanto era teselato. Io ho visto un bastone, non un pugnale. Ho visto un'arma che faceva male, ma non era un... Non so, non lo so, ma non me ne frega un cazzo, hanno sbagliato tutti e due. Claro. Cioè, non è che puoi dire, ma lui mi ha fatto questo. Sì, ma tu testa di cazzo a parole e risposto con pugno. Brava, ha ragione. È colpa di entrambi. E tutti e due dovrebbero essere in manette, ora, no? Uno sì, l'altro no. Ma poi, prima, uno te dice, rincoglionito, ma tu no, gli dai subito un pugno. E dici, perché mai hai chiamato rincoglionito? Sì, ma poi, cioè, nel senso, si vogliono picchiare, bene, non davanti al mio locale. Claro. Cioè. Che è successo? Doggy e quell'altro che si sono picchiati. John porta sempre solo problemi, si deve picchiare con tutti. Ogni cosa deve mettere, prendere parole, mani e tutto, mette mani addosso. Che cazzo metti mani addosso? Si dovrebbe calmare un po', sinceramente. Sì, veramente, si facesse una camomilla, ma che cazzo mettiamo hanno adesso due, persone? Tre. Anche 5, va. Ma con quale rispetto, poi? A zero rispetto per gli altri, cazzo, il mio locale ti metti a fare le pugni? Ma certo. Vaffanculo! Dio mio. Guardate, ragazzi, sono veramente allibita. E io infatti appena ho visto John, subito ho messo Taser avanti, perché sapevo che sarebbe successo qualcosa, infatti.
No, la polizia parole. È intervenuta. Io sono intervenuta subito dopo di pugno da John a Doggy. Ho subito teselato John. Il problema è che quel cretino di Doggy si è girato e gli ho tirato due cazzotti. No, dopo che hai teselato bastava così, no? Sì, però appunto, Doggy bastava dovuto... mio tesel, ma Doggy ha dovuto rispondere perché è cretino quanto quell'altro. Beh, Doggy... ho capito, impulsivo. Però sono uno più scemo dell'altro, eh? Non so. Fa... Ma Doggy è ancora qua? No, no, il manette dentro volante, l'hanno manettato subito. No, mi spiace. Ho capito, i sceliffi erano qua e hanno visto è tutto, certo, non certo, è che... certo, no, vabbè, certo. Non sono far finta di nulla. Poi in teoria manette l'hanno pure John, perché John che ha iniziato l'ISA. Vediamo un po'. Vabbè. Che succede? Ah, comunque parliamo di cosa, una cosa felice. Hai visto la nuova pagina di palestra? No, fammi vedere. No. Ah, non lo sapevo, era già aperta. Sì. Da te se vi piace. È gestita io, è già creata io. È Galaxy SFX. Ci guarda subito. Eccola. Avete richiesto, ma verificato? Sì, ora ho parlato proprio con Mario, di Trepa. Fatto bene, metto subito 5 stelline. Grazie mille, davvero, Zoe. Fatto. Ti piace come è fatta? Sì, mi piace, è molto carina. Molto rilassante guardarle così. Mm-hmm. Meno male, dai. Ora deve fare ultimo deposito. Mettete primo posto, sacco, presso, qualcosa. Mm-hmm. Così ma... almeno è completa la pagina. Solo che sa, oggi c'è stata un po' di gente, quindi no. Ma comunque... Ok, ho messo il mi piace intanto. Grazie mille, davvero. Poi dopo passami i permessi per poter scrivere anche, puoi farlo. Ok, ok. Puoi farlo, puoi dare i permessi di scrivere a altre persone. E non, sincero non lo sa, però sì, se riesce sì. Sì, sì, ci deve essere. Sì, se l'ha creata Sahid, sì, se l'ha creata Steve, deve fare Steve. No, l'ha creata Sahid, Steve non ha neanche Lifebox, Steve. Ah. È un uomo molto antico. All'antica. Non usa Lifebook. Infatti non è mai informato sulle novità. Infatti dopo le chiedo di Steve diretto, così almeno te, le chiede conferma, sa, per sicurezza. Ma poi ti dà tutto, così almeno anche tu riesci ad aiutarmi. Mm-hmm. Va bene. Oddio, io cosa aiuto? Fa il saltino. Opla. Ok, a posto. Perfetto, mi ero un po' arrabbiata, non so perché. Stava pensando di prima di situazione. Grave. Hey. Ho fatto una valutazione, signor. Grazie mille, grazie. Dopo SCP, Grave. Fatela anche voi al burger in mano, dato che ci siamo, che facciamo pubblicità. E certo. De prima possibile, io ho fatto tutta. Alright. No, non serve proprio. Dai, dai, ora 23, hai detto... Ah, tu non ce l'hai la tag. Non c'è niente di nuovo oggi su... Tu non ce l'hai la tag, no, nella stanza SCP, nella stanza dei Super Kanks ci hanno messo oggi alle 23 SCP. Meno male che ho levato come ogni volta. Il capo di Vanilla, perché mi ma penso che... Mamma mia, che fastidio, lasciamo perdere, guarda. Penso scriveranno anche in... Devo capo altra parte, tipo in... in pirata 10, devi chiedere a Daniel, l'ha organizzato lui, l'ha organizzato. Non so, poi, Anthony, penso di no. Snoop mi sa che è in sceriferia ora. Bisogna vedere se viene anche Anthony e gli altri. Vieni in metagame, sì. Ma io come faccio a vedere le valutazioni di mia pagina? Non ci capisco un cazzo. Per vedere le valutazioni nostra, cioè la nostra pagina, noi non può veda. Bisogna di veda se qualcuno ti manda di indirizzo. Devalutazione, solo quel modo. Purtroppo non ho capito perché. Infatti bisogna chiedere a Mario come mai questa cosa. Perché non vedo valutazione. Ciao, non bellissimi. Ciao, ciao Steve, tutto bene? Come state, ragazzi? Beh, ciao Steve. Siamo stati meglio, ma anche peggio. Tu come stai? Benone, fra alti e bassi. Mi hanno detto di ieri sera. Mamma mia. Mi spiace, a me è successo oggi all'Almelia invece. Me l'hanno detto pure a me questo. Mm-hmm. Che storiacce. Da me c'è scritto 5 stelle, ma sono l'unica a votarla. L'unica a votare. Si capisce niente. Vabbè. No. Ah no.
Ah no, 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 altre persone hanno votato. No, 5 stelle. Ma la mia o la galaxia? La tua è la 5 stelle, la tua, 5 stelle. E vai. Una cosa positiva. Oggi hanno pure lapito la gaccia qua davanti, porca troia. E via Maximilian. Arrivederci, buona serata. Buona serata. Scusa, è un'informazione. La guida Claudia. Che ne puoi mettere dietro? Questo? Sì. E uno un poco tamarro, ma comunque abbastanza ignorante. Uno un pochino più ignorante e poi c'è del proprio. Qual è la velocità massima? Ingegnere. E 100 sono buon arrivato a 200, però ero in discesa. Perfetto. 190. E guida mille bene? È una saponetta, è uno spettacolo. Qui sciogliamo una bellezza. Se viviamo, sì, è guidabile bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Come faccio io? Ma vai per ridere quella macchina lì. Salve Tlippa, non l'avevo vista. Mi aiuto con lo yoga. Oh, Tlippa, salve. Sì, ho visto il nuovo iscritto. Non la sentiamo, Tlippa. Ma come no? Ah, perché si ho problemi, la porchetta in bocca. Aiuta. Anzi, io stavo urlando un po' troppo. Ho capito, ma io c'ho problemi, c'ho problemi. Ciao Mario. Capito, capito. 33.000 costa. Ma guarda, c'è oppure non c'è? Io pensavo di fare un buffet o qualcosa del genere. Con l'lifebook come va? Sta a passo, se fanno i soldi. Bene, immagino. Ma il telefono? Salve signora. Salve. Tutto bene? Sì, tutto bene, lei? Bene, bene. Scrive chi le danni alla conferma, credo. Puoi dire tu la signora, non è che ho 80 anni. Signora Ao. Signora Ao. È che sei in pelatole, Ola. La chiamo messere, allora. Alla madonna. È egregio signora. Egregio? E che cazzo? Borzo signora. C'ha sempre gusti ambigui a bestia. Spettabile, signor. Come, perché gusti ambigui? Era in palestra. Rispettabile, signore egregio Ao. Commendatore. Lei è sempre col costume e con l'infladito, se ma... E io sono l'uomo del mondo. L'uomo del mondo, sì. Pieni di soldi, ma uomo del mondo, Per forza. Vabbè, io sono vedete, uomo del mondo. Volevo dirti con lo smoking soldi, allora. Una volta, Mario. No, no. Sì, sì, sì. Ma sta male lo smoking. Ma lo smoking è per tutti. Il costume così è per pochi. Esatto. Diglielo. Ai, ai, ai. Di merda, aspetta, mi metto qua, sennò. Ma che sta sussurrando? Perché non lo sento? Ma perché se ti fidati che se fa diverso, lo senti troppo. Sembra esatto, che sta facendo un concerto per forza, di parlare così per forza. Tipo, sai heavy metal? Lui potrebbe fare il cantante heavy metal. Sì, sì, da Pischello c'ha una band, si chiamava. Più o meno siamo lì. I Cunniculus Carnate. Ecco la polizia, ai testimoni, tutti in centrale. Che voglio? Io non ho visto niente. Avete visto tutti? Io non ho visto niente. Ah no, la signora si è portata. Che è successo? Che succede? In moto, ok. Doggy, come al solito, è andato lì e per salutarlo gli ha detto tipo un insulto. Che cosa aveva detto, Mark, ti ricordi? Forza, no, West non posso Coast. Privato, per favore, perché... Sì. So. Vieni, vieni. Mi sono allontanato 10 minuti ed è stato pestato uno? Sì. Sì. Esatto. Madonna. Come si chiama? Quello... Il proprietario vista di moto qui. Bianchi. No? Il proprietario vista di moto qui. C'è un motociclista con i capelli bianchi. Ma chi è John? Sì. Ah, John è stato pestato? Sì, The Doggy. Sì, perché... Da se... The Doggy. Perché se l'hai cercata. Quello del McKenzie, va. Proprietario... Diciamo che Doggy l'ha salutato nel suo modo che fa, ecco, sempre gli un po' detto, tipo... ciao rincoglionito. Esatto, lui si è incazzato, ha dato un pugno a Doggy, Doggy si è difeso e l'ha tirato giù. Però io non ho visto niente, quindi... L'ha visto... Ma mi sentite meglio? Sì. Normale, non strilla, no? Come cioè, prima, ecco. Ha visto tutto, no, no. Signore, testimone. Adesso è normale. Adesso è normale. L'ha visto tutto Zoe e Mark, hanno visto tutto. Non disaccio in diritti, se c'era dormiva. Anzi, guardavo la macchina io. Quindi John è stato è finito in ospedale? Sì. Lo sono portato i medici, diciamo. Non è messo male, va, diciamo, si riprenderà. E Doggy, non sta Doggy. Penso Manette. Come manette? Lo sono caricato. Quindi, per due pugni, per due pugni finisce manette? Addirittura. Ah, boh. Voglio parlo io al sceriffo! Salve, aspetti, aspetti. Signori, chi c'era qua durante la rissa?
Tutti, però non abbiamo visto. No, 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 qua. Tutti il cazzo. Io sono arrivato che no, no. Qualcuno ha visto. No, io no. Io non c'ero. Io... c'erano tutti, ma nessuno ha visto. Cioè, io c'ero, io ero Royello, ma non ho visto la scena. Se non abbiamo visto, non abbiamo visto. Ti chiamo Kacheng, se vuoi, David. No, va bene. Io ero col capitano di polizia in centrale. Se non abbiamo visto, deve insistere. Questo glielo dà sempre il culo. Vabbè, ragazzi, io stacco la live perché vedo che non c'è più nessuno che guarda. E poi tanto... tra poco mi sa che stacco pure io dal GTA. Vi ringrazio tanto per essere qui con me, vi ringrazio per lasciare il follow, di iscrivervi al canale, fare al canale YouTube, quindi YT e anche al Discord, mi raccomando. Vi ricordo di lasciare il follow e buona serata a tutti e ciao!